Buonasera a tutti e benvenuti. Benvenuti a questa videoconferenza che rappresenta il primo appuntamento di un nuovo progetto che ho chiamato Investire con Gabriele Bellelli. Un attimo che tolgo la webcam così riusciamo a lavorare meglio. Eccoci qua, dicevo, e benvenuti a questo nuovo format chiamato appunto Investire con Gabriele Bellelli. Ogni mese svolgerò una videoconferenza. Ogni videoconferenza sarà dedicata ad uno specifico argomento. Ogni videoconferenza sarà sia gratuita che completamente indipendente, che vuol dire che non ci sono sponsor, che non ci sono secondi fini, quindi non voglio vendere un corso, non voglio vendere un abbonamento a qualche servizio, roba di questo tipo. Ogni videoconferenza sarà all'insegna del gratuito, ma soprattutto sarà all'insegna della qualità e della concretezza. In ogni appuntamento vi farò nomi, cognomi e codici ISIN di prodotti finanziari che potrete valutare ovviamente per il vostro portafoglio, compatibilmente ovviamente con la vostra pianificazione finanziaria. Questa sera all'argomento andiamo a cominciare a mettere qualche aspetto in più. Dicevo, questa sera l'argomento specifico sarà la costruzione di un portafoglio ad entrata periodica da realizzare attraverso gli ETF. Però in realtà vedrete che gli argomenti che tratteremo nel corso dei prossimi mesi, sempre in questo appuntamento chiamato Investire con Gabriele Bellelli, spazieranno a 360 gradi su tutto quello che è il mondo della finanza personale, per cui parleremo di pianificazione finanziaria personale, parleremo di singoli prodotti come ad esempio le azioni, le obbligazioni, i certificati. Parleremo di portafogli di ETF, chiamiamoli così, chiavi in mano, vuol dire immediatamente replicabili da ogni investitore. Anche lì farò nomi di ETF, farò codici ISIN, darò i pesi percentuali e le regole per costruire e poi gestire il portafoglio. Ma tratteremo anche degli argomenti, come dire, poco trattati e poco approfonditi, come ad esempio comprare casa oppure andare in affitto, la scelta del mutuo, quali sono le soluzioni migliori da privilegiare, il discorso assicurativo, quindi tutta quella che è la pianificazione assicurativa, la pianificazione successoria, nonché tutto quello che è il mondo, diciamo così, della previdenza e delle pensioni, quindi la pianificazione previdenziale, no? Fornendo il punto di vista di, diciamo così, di numerosi attori, no? Come il giovane che entra nel mondo del lavoro e quindi ha tanti anni davanti per organizzarsi per la pensione, ma anche il punto di vista di chi magari è a metà del guado oppure di chi è già in pensione e deve semplicemente colmare il gap pensionistico. Quindi, insomma, come vedrete, avremo modo di approfondire veramente tanti argomenti, trattandoli sempre, no? Con il piglio pratico e concreto, no? Lo vedrete anche questa sera perché nella parte finale lavoreremo sui fogli Excel. Ok, vedo che siamo già in tanti collegati, vedo che i riscontri audio-video sono positivi, per cui di partire immediatamente, di andare subito al centro dell'argomento che è l'entrata periodica. Giusto due comunicazioni di servizio che possono essere utili a tutti. Se volete ricevere le slide che proietto, il file Excel che utilizzeremo alla fine per selezionare quelli che io chiamo i migliori ETF, nel senso di ETF a distribuzione dei proventi, mi potete mandare una mail a questo indirizzo g.belleli@belleli.biz e nei prossimi giorni vi manderò tutto il materiale molto volentieri. Tutti gli iscritti, oltretutto a questa conferenza, sia quelli che stanno partecipando in diretta che tutti gli altri, riceveranno ovviamente domani mattina il link con la registrazione di questa serata. Quindi tutti quelli che lo vorranno poi rivedere non avranno assolutamente problemi nel farlo. Ovviamente se avete dubbi, domande, chiarimenti, mi potete contattare. Qui sotto trovate sempre tutti i miei indirizzi, no? Belelli.biz il sito, ma anche g.belelli@belelli.biz che è il mio indirizzo personale. Vi darò anche un altro dato, se volete contattarmi direttamente, vi consiglio di iscrivervi al mio gruppo chiuso su Facebook. Andate su Facebook, digitate Investire con Gabriele Bellelli, trovate questo gruppo, chiedete l'iscrizione, per me sarà un piacere accogliervi all'interno del gruppo e questo è un luogo dove potete assolutamente interagire direttamente con te, perché tendo a rispondere in tempo reale o comunque in tempistiche molto molto brevi, a beneficio sia della persona che di tutti gli altri lettori. Oltretutto un gruppo molto frequentato, anzi c'è un livello mediamente alto da parte di alcuni partecipanti e quindi voglio dire ci possono essere anche punti di vista di diversi investitori. Allora, dicevamo, l'argomento di questa sera, per andare subito a bomba, nell'argomento è l'entrata
periodica. Che cos'è l'entrata periodica? Qui troviamo la definizione che ne dà il vocabolario Treccani, no? Il concetto fondamentalmente di entrata periodica o rendita finanziaria, che dir si voglia, è collegato al fatto che i tuoi risparmi, i tuoi investimenti, no, in automatico siano in grado di generare una fonte di reddito, ad esempio attraverso l'incasso periodico delle cedole delle obbligazioni, dei dividendi delle azioni oppure l'affitto di un immobile, ad esempio di un appartamento. Nell'immaginario collettivo, quando si parla di entrate periodiche, ogni investitore ha in mente questa immagine che vedete in sfondo, cioè il non fare nulla e il guadagnare un sacco di soldi. Quindi zero fatica, zero studio, zero olio di gomito, diciamo così, e soldi che entrano in automatico. Ecco, questa purtroppo non è la realtà dei mercati finanziari. Se uno approccia i mercati finanziari con l'idea di non devo studiare, non devo formarmi, è semplice guadagnare sui mercati, ecco, ha sbagliato completamente tutto, perché questo sogno diventa presto un incubo. Purtroppo sui mercati finanziari la realtà è la seguente, ed è una realtà dura. È più facile perdere soldi che guadagnare soldi. Adesso qui non entriamo stasera nel merito del motivo per cui è più facile perdere soldi che guadagnarle, però questo è il dato di fatto. Ora, ieri investire era relativamente semplice perché bastava comprare, ad esempio, un BTP, quindi un titolo di Stato, oppure un immobile da affittare. E queste erano le soluzioni più efficienti che hanno utilizzato i miei genitori oppure i miei nonni. Comprando i BTP, quindi di fatto un titolo di Stato, cosa faceva? Si dormivano sonni tranquilli perché era appunto emesso dallo Stato italiano, quindi c'era la garanzia dello Stato e si incassava una cedola periodica, nel caso dei BTP una cedola semestrale. Poi una volta che il BTP scadeva, giungeva a scadenza, ecco che si prendeva il capitale, lo si andava a reinvestire su un altro BTP con una scadenza lunga, con un buon rendimento e con un buon flusso cedolare, chiamato in questo caso reddito. Per comprare un immobile funzionava nello stesso identico modo: avevo dei risparmi, compravo un appartamento, lo affittavo e incassavo l'affitto. Oggi purtroppo il quadro è molto diverso rispetto a quello che ho appena dipinto, no? Oggi il mercato obbligazionario, a causa dei tassi zero, e quando si parla di tassi zero sono a zero davvero, offre rendimenti particolarmente estremizziti. Non si trovano occasioni con un profilo, diciamo così, di rapporto rischio-rendimento che siano adeguati, che siano coerenti con il rischio. Faccio un esempio concreto: il BTP 2072 con cedola del 2,15%, quindi stiamo parlando di un titolo di Stato con scadenza a 50 anni, offre un rendimento netto dell'1,90% oggi. Ora, se togliamo l'inflazione, se togliamo le imposte, quindi sia le plusvalenze sulle cedole e anche, diciamo così, l'imposta di bollo annuale, beh, ovviamente voi capite che non resta quasi nulla. Quindi considerate che stiamo prestando dei soldi a un paese altamente indebitato con un'ottica temporale a 50 anni, percepire l'1,90% non ci vuole certo un master alla Bocconi per capire che il rapporto rischio-rendimento non è senz'altro favorevole. Se ragioniamo invece sul mercato immobiliare, beh, anche qui abbiamo visto come negli ultimi 10 anni ci siano stati generali deprezzamenti. Poi, per carità, c'è sempre la zona che si è rivalutata, che ha tenuto come prezzo, eccetera, ma sono le eccezioni. Nella media, diciamo così, c'è stato un generale deprezzamento del valore degli immobili, sono aumentate le insolvenze, cioè sono aumentati il numero di inquilini che fatica ad arrivare a fine mese a pagare l'affitto. Non dimentichiamoci che nel mentre abbiamo le spese straordinarie, quindi ristrutturazione, tetti, ritinteggiature, cose di questo tipo, per non parlare poi di eventi naturali che possono danneggiare. Qui da noi anni fa c'è stato il famoso terremoto, ma ci possono essere tanti altri aspetti. Per dire, il mio socio fondamentalmente aveva avuto un allagamento, no? Quindi un'esondazione di un fiume che aveva allagato praticamente tutto il piano di casa, quindi anche qui lavori di ristrutturazione, spese straordinarie, eccetera. In più c'è il discorso delle imposte che soprattutto su seconde e terze case sono elevate, e poi c'è sempre l'incertezza che aumenti ulteriormente il dato. Insomma, morale della favola, per farla breve, il contesto è cambiato, no? Quindi quelli che erano gli strumenti finanziari, le strategie che andavano bene per i miei genitori, per i miei nonni, oggi non vanno più bene. Occorre quindi fondamentalmente trovare delle nuove soluzioni che siano efficienti. Occorre evolversi,
diciamo così, quindi stare al passo con i tempi. Sul lato pratico, questo che cosa significa? Beh, significa fondamentalmente due cose. La prima è studiare nuovi prodotti finanziari, quindi aumentare le proprie conoscenze finanziarie. La seconda è aumentare il grado di rischio del portafoglio, andando a investire in strumenti finanziari che magari a fronte di un rischio leggermente superiore, ma comunque un rischio sempre accettabile e contenuto, poi ne vedremo nei dettagli più tardi, offrono comunque la possibilità di ottenere un rendimento tuttora accettabile, tuttora dignitoso. Noi questa sera ci concentreremo su uno strumento, in particolare gli ETF. In realtà, giusto una panoramica su quelle che sono le fonti, no? Gli strumenti che permettono di avere un'entrata periodica. Beh, di base le tipologie sono tre. Abbiamo le obbligazioni che pagano la cedola, le azioni che pagano un dividendo, gli immobili appunto con l'affitto. Noi questi strumenti finanziari li possiamo negoziare fondamentalmente in due modi. O in modo diretto, quindi compro le obbligazioni, compro le azioni o compro l'immobile. Oppure posso utilizzare degli strumenti alternativi. Posso utilizzare gli ETF, posso utilizzare i fondi comuni di investimento, posso utilizzare ad esempio i certificati di investimento. Questa sera noi ci concentriamo sul discorso ETF. Ovviamente lo vedremo nel corso della serata. Tutti questi strumenti che ho citato, in particolare gli ETF su cui ci concentreremo, sono prodotti finanziari che hanno dei pregi e dei difetti. Il prodotto, diciamo così, perfetto, quindi senza difetti, senza criticità, purtroppo non esiste. Quindi, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo diventare degli investitori consapevoli, vuol dire che dobbiamo conoscere le caratteristiche dei prodotti finanziari, quindi delle obbligazioni, delle azioni, degli ETF, dei certificati, e volgerli a nostro vantaggio, cioè cercare di capire quali sono le caratteristiche, quali sono i pregi, quali sono i difetti, quali sono i meccanismi che ne determinano l'andamento del prezzo e quindi di conseguenza riuscirli a utilizzare nel modo più efficiente all'interno di quella che è la nostra pianificazione finanziaria, cercando quindi quello che è l'Oscar rischio-rendimento. Sono tutte cose che poi vedremo al lato pratico, soprattutto nella seconda parte di questa serata. Dicevo, questa sera ci concentriamo sul discorso degli ETF. Allora, che cosa sono gli ETF? Gli ETF è un acronimo, significa Exchange Traded Fund, cioè prodotti e fondi di investimento quotati sul mercato regolamentato. Come i fondi di investimento sono dei prodotti OICR e si caratterizzano fondamentalmente per tre aspetti. Il primo, sono a gestione passiva, quindi non hanno l'obiettivo di essere a gestione attiva, di sovraperformare il benchmark di riferimento, cioè il parametro a cui sono collegati di riferimento, ma semplicemente si limitano a replicarlo in modo passivo. Ad esempio, un ETF che investe sul mercato azionario italiano replicherà l'indice FTSE MIB. Se l'indice FTSE MIB fa più 10, anche l'ETF farà più 10. Se l'indice l'indice FTSE MIB farà meno 5, l'ETF farà meno 5. Questa si chiama gestione passiva, quindi una replica passiva dell'andamento del sottostante. Secondo aspetto positivo che caratterizza gli ETF è il fatto che hanno dei costi di gestione estremamente ridotti. Ci sono costi di gestione medi attorno allo 0,20% all'anno, mentre mediamente ci sono dei fondi che costano almeno l'1,80, a volte anche il 2% all'anno, quindi passare da un fondo di investimento a un ETF gemello, cioè che investe nello stesso sottostante, significa risparmiare mediamente almeno l'1,5% ogni anno. Io vi ho citato gli ETF come costo medio dello 0,20, in realtà oggi esistono degli ETF che hanno un costo dello 0,05% all'anno, quindi costi quasi azzerati. In più è negoziato in borsa in tempo reale, lo si compra o si vende come una normale azione, come un'obbligazione, quindi c'è anche una trasparenza di prezzo, oltre che un'immediatezza nel conoscere il prezzo di acquisto e di vendita. Ovviamente sono quotati su borsa italiana, che è un mercato assolutamente regolamentato. Altro vantaggio che hanno gli ETF, non possono fallire ed eliminano il rischio specifico, perché sono talmente diversificati al loro interno che se anche una delle azioni o delle obbligazioni che compongono il paniere dell'ETF dovesse andare a gambe all'aria, beh, la quota destinata a quell'azione o quell'obbligazione è talmente ridotta che l'ETF quasi non ne risente. Questo è un grandissimo vantaggio. Quindi, morale della favola, gli ETF sono strumenti che hanno dei grandi vantaggi, qui ne ho segnalati alcuni. Trasparenza, questo è il primo. Trasparenza perché tu conosci in ogni momento della vita dell'ETF, giorno per giorno, qual è esattamente la sua composizione e ne conosci il prezzo e lo puoi comprare e vendere in qualsiasi momento in tempo reale, cosa che non puoi fare con altri strumenti, ad esempio i fondi di investimento, quando li compri, quando li vendi, tu firmi il contratto con il promotore o con la banca, ma il prezzo di acquisto, il numero di quote oppure di vendita ti viene comunicato alcuni giorni dopo, perché c'è un passaggio temporale necessario per formalizzare il tutto.
Gli ETF invece sono quotati, clicchi, compri e vendi in un secondo. Lo puoi fare con l'home banking, puoi farlo andando in banca, non è un problema. E non c'è lotto minimo, quindi gli ETF ti permettono di diversificare ampiamente anche un portafoglio di ridotte dimensioni monetarie. Proviamo a pensare allo studente lavoratore o allo studente che appena finito di studiare ha cominciato a entrare nel mondo del lavoro e quindi non ha ancora grandi capitali da gestire. Con gli ETF permettono di diversificare opportunamente anche questi capitali. La replica passiva del benchmark, l'abbiamo già citata, è un pregio perché significa evitare il rischio di sottoperformance, tipico purtroppo di molti fondi comuni di investimento, e anche un minore costo. I costi di gestione sono ovviamente ridotti, l'abbiamo già citato, mediamente uno 0,20 contro l'1,80-2%. Qui mi sono sbagliato, ho scritto uno 0,40, ma è sbagliato uno 0,20, chiedo venia per il refuso. Gli unici costi che ci sono il TER, che è la commissione di gestione annua, appunto quello 0,20 medio che citavo, e poi avete le commissioni di acquisto e vendita della vostra banca. Se avete una banca online stile Direct oppure Fineco, pagherete un 5, 10, 20 euro medio ad eseguito. Sono prodotti molto utili dal punto di vista operativo, ne parleremo alla fine di questo webinar. Sono ampiamente diversificati al loro interno, per cui eliminano il rischio default, non il rischio specifico che citavamo prima, cioè comprano talmente tante obbligazioni, talmente tanti emittenti, che se anche una di queste è la nuova Parmalat, per dire, il portafoglio è talmente diversificato che il default del singolo emittente non inficia nella generalità del prodotto, quasi l'investitore non se ne accorge. Se ad esempio un emittente ha un peso dello 0,20% sull'intero ETF, anche se fallisce, l'ETF si deprezza di uno 0,20%. Questo è un grande vantaggio. In più non c'è il rischio default perché il patrimonio dell'SGR, che è la società che gestisce l'ETF, il patrimonio dell'ETF sono segregati. Quindi se l'SGR va gambe all'aria, non può essere aggredito il patrimonio dell'ETF. Quindi anche questo è un grande aspetto positivo. Chiarito quindi quelle che sono le caratteristiche principali dello strumento che utilizzeremo questa sera nel fare le analisi e i confronti, ecco che è opportuno giusto un cenno al discorso di quella che è chiamata la pianificazione finanziaria personale, che è il punto di partenza per andare a costruire ogni, e sottolineo ogni, portafoglio. Quindi ogni investitore deve partire dalla pianificazione finanziaria. Che cos'è la pianificazione finanziaria? Beh, qui fondamentalmente è lo schema che dobbiamo ripercorrere tutti: lavorare, guadagnare, risparmiare e investire. Ecco, quando parliamo di investire, parliamo di costruzione del portafoglio, quindi parliamo di pianificazione finanziaria. Dovete sapere che andare a costruire un portafoglio, per far sì che questo portafoglio sia davvero efficiente, occorre personalizzarlo. Quindi occorre costruirlo come se fosse un abito di sartoria costruito su quindi quelle che sono le misure del singolo investitore. Nel caso della sartoria abbiamo le misure, quindi il braccio, il collo, la vita, eccetera. Per quanto riguarda invece un investitore, avremo altri aspetti. Avremo l'aspetto degli obiettivi finanziari, abbiamo l'ottica temporale, abbiamo il grado di rischio. Questi sono i concetti. La pianificazione finanziaria, quindi, che cos'è? È quel processo attraverso il quale un investitore prende coscienza, tramite l'analisi patrimoniale, che è il primo punto, di quello che è il patrimonio a disposizione e, secondariamente, definendo gli obiettivi finanziari, l'ottica temporale, il grado di rischio, va a identificare quella che è la soluzione di investimento più efficiente per fare che cosa? Per andare a soddisfare l'obiettivo finanziario, ma ovviamente compatibilmente con l'ottica temporale e con il grado di rischio, con la tolleranza al rischio. Quindi la pianificazione finanziaria è un processo che ci permette di selezionare l'obiettivo, il grado di rischio e l'ottica temporale, identificando la strategia di investimento, l'asset allocation più efficiente. Quando si parla di pianificazione, vedete, ci sono tanti passaggi da effettuare. Il primo è l'analisi patrimoniale, poi c'è l'analisi dei costi della persona, quindi come valutare se è possibile risparmiare rispetto a quelle che sono le spese di una persona. Poi abbiamo gli obiettivi finanziari, che sono la conservazione, che sono la protezione del capitale, la conservazione, l'entrata periodica, che tratteremo questa sera, la somma nel futuro, il rendimento. Quindi definire bene l'obiettivo, perché in base all'obiettivo che noi vogliamo perseguire ci sono degli strumenti più efficienti per farlo. Faccio l'esempio: se io voglio piantare un chiodo nel muro, posso utilizzare ad esempio il martello, ed è la soluzione più efficiente, oppure posso utilizzare, non so, una mattonella o un sasso.
e magari riesco nello stesso nell'intento di piantare il chiodo, ma non sarà certo la soluzione più efficiente. Ecco, la stessa cosa capita sui mercati finanziari. A seconda dell'obiettivo e delle caratteristiche che devo perseguire, ci sono soluzioni, prodotti finanziari più efficienti rispetto ad altri. Quindi definire l'obiettivo è fondamentale come primo passaggio. Poi abbiamo l'ottica temporale, poi abbiamo il grado di rischio, poi abbiamo, lo vedremo nell'ultima parte, quella che è la costruzione e la gestione poi del portafoglio. Quindi prima la costruzione, poi una volta che il portafoglio è attivo, ovviamente occorre fare una periodica manutenzione. Ci sono varie strategie, varie possibilità, poi vedremo un po' più il dato specifico. Questa sera ci concentreremo su un obiettivo ben preciso, che è quello dell'entrata periodica. E quindi quando si parla di entrata periodica, che cosa si parla? Beh, sicuramente si parla di prodotti finanziari a distribuzione dei proventi, perché avendo la necessità di avere un'entrata periodica, è chiaro che il prodotto finanziario deve distribuire dei proventi. Sembra una banalità, ma spesso e volentieri io incontro degli investitori che mi dicono di avere appunto l'obiettivo dell'entrata periodica per arrivare piacevolmente a fine mese, per incrementare la pensione, quindi per colmare il gap pensionistico, per far fronte, non so, a delle rate, dei mutui o qualche impegno finanziario, oppure semplicemente per le spese della quotidianità, ad esempio l'asilo dei figli, eccetera. Mi dicono che hanno questa necessità finanziaria, ma poi quando mi fanno vedere il portafoglio, ecco che il portafoglio è pieno, ad esempio, di prodotti che non distribuiscono cedole, come ad esempio dei fondi comuni di investimento d'accumulo. Oppure di obbligazioni zero coupon, oppure di oro, tutti prodotti che presi da soli possono anche essere efficienti. Il problema è che non sono efficienti per il tuo caso specifico, perché hai la necessità di avere entrata periodica. Quindi, se compri un prodotto d'accumulo che non paga cedole, può essere il prodotto, il fondo, l'ETF meglio performante del mondo, ma se tu hai un'altra necessità, ovviamente non sarai più efficiente nel tuo caso specifico. Quindi, primo, prodotto di distribuzione dei proventi. Secondo, quali prodotti possiamo utilizzare? Beh, le obbligazioni principali sono quelle a tasso fisso, oppure utilizzare fondi ed ETF a distribuzione dei proventi, sono lo strumento che vedremo questa sera, oppure le azioni con un alto dividendo o soprattutto con una storicità del dividendo, cioè che erogano da tanti anni un dividendo stabile. Questa in realtà sarebbe la soluzione ideale quando si parla di azioni, ma questo argomento azioni e dividendo sarà oggetto, ve lo anticipo, di un prossimo webinar di questo ciclo, quindi lo vedremo poi nel dettaglio in una, diciamo così, in una diversa sede. E poi ci sono i certificati che pagano una cedola, sia quelli a capitale protetto che quelli a capitale condizionatamente protetto. Anche su questo argomento torneremo sicuramente in un prossimo webinar, anzi, probabilmente il prossimo webinar sarà dedicato ai certificati a cedola con cui costruire un prodotto, un portafoglio entrata periodica. Quando si parla di entrata periodica e di pianificazione finanziaria, che cosa bisogna considerare? Beh, l'obiettivo l'abbiamo già detto, l'entrata periodica è banale. Il secondo, bisogna mettere in conto un'ottica temporale oggi, nei momenti in cui ci stiamo parlando, di medio-lungo periodo. Quindi, per medio-lungo periodo intendo almeno 5-8 anni e bisogna considerare un grado di rischio medio-alto. Questo per tornare all'argomento di prima, che quelle che erano le soluzioni di investimento che hanno utilizzato i nostri genitori, quindi titoli di Stato, piuttosto che gli immobili, oggi non sono più soluzioni percorribili, per cui dobbiamo lavorare con degli strumenti che presentino un grado di rischio superiore. Volenti o nolenti, questa è l'alternativa, non ci sono altre soluzioni. Oggi bisogna diventare degli investitori 2.0, diciamo così, e quindi accettare un grado di rischio più alto, che significa ovviamente andare a braccetto con che cosa? Con una maggiore conoscenza dei prodotti finanziari. Quindi investire sì in prodotti con un maggiore rischio rispetto a prima, non prodotti da kamikaze, ovviamente, sempre con un rischio contenuto accettabile, poi vedremo nei dettagli, ma beh, ad esempio, banalmente l'abbiamo già visto in realtà indirettamente prima, ad esempio nei momenti in cui abbiamo detto che l'ETF è un prodotto che non può fallire e che non è soggetto a rischio specifico. Ecco che abbiamo già trovato un prodotto che sicuramente rappresenta un grado di rischio maggiore rispetto all'acquisto di un titolo di Stato, ma che ha comunque una buona dose di garanzie per l'investitore, perché non potendo fallire, non potendo essere soggetto a rischio specifico, sicuramente va a calmierare molto il rischio di portafoglio dell'investitore. Questo è un aspetto positivo. Quindi grado di rischio più alto sì rispetto a prima, ma ovviamente non da kamikaze. Questo è il concetto. E poi un'ottica temporale di medio-lungo periodo, lo vedremo più nel dettaglio più tardi quando intendo il medio-lungo periodo. Quando
nella mia testa ragiono di costruzione di un portafoglio di ETF a distribuzione dei proventi, in genere faccio un'associazione, quella dell'acquisto di un immobile da mettere a reddito, no? Quindi affittandolo, no? Quindi giusto una parola per spiegare la similitudine che c'è tra acquistare un ETF a distribuzione e comporne un portafoglio e l'affitto immobiliare, quindi comprare un immobile per darlo in affitto, no? Immagina un ETF che paga una cedola mensile che ti offre un dividend yield annuale del 5%. Se ci pensi, questo esempio, diciamo così, di investimento rappresenta a tutti gli effetti un'alternativa all'incasso dell'affitto immobiliare, no? Però con un grande vantaggio. Questa soluzione che ti ho appena ipotizzato, no, dell'ETF che incassa una cedola mensile con un dividend yield del 5%, presenta tutti i pregi dell'investimento immobiliare, cioè l'incasso dell'affitto, ad esempio, ma senza averne le tipiche criticità che sono l'inquilino pagherà l'affitto. Oppure, quali sono i costi di manutenzione straordinaria, di tinteggiare, di fare i tetti, i balconi, eccetera? Tutto il tema dell'incertezza fiscale, no? Le imposte sugli immobili, oggi mi riferisco in particolare alle seconde e alle terze case, sono elevate e potrebbero ancora aumentare. Non dimentichiamoci che l'immobiliare è il rubinetto più comodo a disposizione del governo, no? Gli immobili sono per definizione immobili, cioè non li puoi spostare, quindi non li puoi spostare all'estero, per cui sono facilmente aggredibili, sono la prima cosa aggredibile dal governo eventualmente se lo desidera. Quindi, al contrario, invece, se noi andiamo a costruire un portafoglio di ETF a distribuzione dei proventi, come vedremo più tardi, avremo numerosi vantaggi. La cedola la incassiamo sicuramente, poi sarà una cedola mensile, trimestrale, semestrale, annuale, questo lo vedremo, ma siamo sicuri di percepire la cedola, cioè il nostro ideale affitto. Non c'è rischio di default, gli ETF, come ho detto, non possono fallire. Ci sono cedole con ETF con cedole molto frequenti, dal mensile al trimestrale, per cui se abbiamo necessità stringenti non è assolutamente un problema. In circa 20-25 anni, a seconda dei momenti storici, si può puntare a rientrare dell'investimento effettuato. Intendo rientrare dell'investimento effettuato a forza di incassare le cedole. Quindi incasso la cedola e pian pianino abbasso il prezzo di carico fino ad azzerare il mio acquisto dell'ETF. Quindi di fatto da lì in poi è tutto guadagno. Su questo argomento mi viene in mente una frase di Warren Buffett che dice: oggi c'è qualcuno seduto all'ombra perché ieri qualcuno ha piantato un albero, no? Ecco, in quest'ottica io sono molto tranquillo perché il mio attuale portafoglio di entrata periodica un giorno cosa farà? Passerà ovviamente ai miei figli che continueranno a godere di quelle che sono le cedole del mio attuale investimento. Non so voi, ma per me è motivo di grande sollievo sapere che questa soluzione di investimento è utile sia per il presente che per il futuro dei miei figli, che ovviamente sono il bene più prezioso che ho, e quindi non è un aspetto secondario da considerare. Altro aspetto, non hai a che fare con gli inquilini, con gli amministratori condominiali, le liti, le riunioni condominiali, eccetera. Altro aspetto positivo, compri, vendi oppure, se vogliamo, incrementi o riduci l'investimento, le quote, in un qualsiasi momento, in un attimo. Basta un click del mouse oppure basta una telefonata in banca. Non ci sono in pratica i costi e i tempi, no, tipici della vendita di un immobile. In più i costi di acquisto e di vendita, l'abbiamo già detto prima, sono estremamente ridotti perché le commissioni della banca sono veramente light, leggere oggi, no? Prima citavo, se uno è cliente di diretta paga 5 euro ad eseguito per ogni acquisto, per ogni vendita, indipendentemente dall'importo, che siano 1000 euro come 100 milioni di euro, paga sempre 5 euro. Anche questo in termini di costi è un'analisi da fare, da considerare con attenzione. Insomma, morale della favola, se un investitore ha sempre investito in immobili oppure si apprestava a farlo, beh, diciamo così che probabilmente è il caso un attimo di fermarsi per valutare se un portafoglio di ETF a distribuzione non sia in realtà per lui la soluzione più efficiente. Ovviamente questo non vuol dire che l'acquisto di un immobile non sia mai da considerare, ma semplicemente che questa ipotesi di investimento, diciamo così, cioè l'immobiliare, è da mettere a confronto con altre alternative di investimento, come ad esempio appunto un portafoglio di ETF. E a questo punto spesso si vede che le alternative sono più efficienti rispetto alla prima ipotesi, che è quella di comprare l'immobiliare. Dopodiché dobbiamo capire quale modello, quale logica utilizzare per costruire il nostro portafoglio. La
strategia che io mi sento di consigliare è quella che io chiamo corsa telaio. Mi sento di consigliarla perché è quella che io utilizzo per il mio portafoglio personale, no? L'approccio è molto semplice, al di là del core satellite, no, queste parole un po' inglesi, ma il concetto qual è? È che la parte core, quella centrale, rappresenta lo zoccolo duro, dovrebbe rappresentare lo zoccolo duro del portafoglio, quindi dovrebbe essere costruita comprando che cosa? Dei prodotti finanziari a rischio contenuto, quindi la parte di portafoglio meno rischiosa, quella che deve dare le maggiori certezze. Poi a fianco di questa parte abbiamo i satelliti, che non sono altro che dei portafogli accessori che l'investitore può attivare e disattivare a seconda di quelle che sono le condizioni di mercato e che servono a caratterizzare il portafoglio, quindi per generare, ad esempio, entrate periodiche o per ottimizzare il rendimento o per far fronte, ad esempio, a delle occasioni che si sono create sui mercati. E quindi i satelliti servono, appunto, diciamo, per caratterizzare e personalizzare, ecco, sarebbe più corretto dire, il portafoglio in funzione di quelli che sono, appunto, gli obiettivi finanziari della persona. Quindi torniamo al discorso, no, della pianificazione finanziaria. Da un punto di vista operativo possiamo avere due soluzioni. Allora, storicamente la parte core del portafoglio è sempre stata l'acquisto delle singole obbligazioni. Le singole obbligazioni sono lo strumento principe della pianificazione finanziaria perché sono l'unico strumento che ti permette, prima ancora di comprare l'obbligazione, di calcolare il rendimento a scadenza, la data di scadenza e il reddito, cioè il flusso cedolare. Sono l'unico strumento quindi che ti permette di fare dei calcoli matematici precisi prima dell'acquisto. Se quello che è il reddito, cioè il flusso cedolare, il rendimento e la scadenza sono soddisfacenti, compri l'obbligazione, altrimenti non la compri. E in questo modo puoi personalizzare davvero un portafoglio in base al flusso cedolare, in base al rendimento generale, in base alla scadenza, eccetera. Purtroppo in questa fase storica le obbligazioni, abbiamo detto, hanno un rendimento striminzito, per cui quella che un tempo era la parte core per eccellenza, il mercato obbligazionario, oggi è un diciamo così, è un asset in via di estinzione, mettiamolo in questi termini. E quindi, come parte core, bisogna utilizzare delle soluzioni alternative. E ad esempio, se un investitore ha come obiettivo finanziario l'entrata periodica, perché non dedicare la parte core del portafoglio a, ad esempio, degli ETF a distribuzione dei proventi, a fianco dei quali potremmo andare a utilizzare come satelliti altri strumenti, sempre ad entrata periodica, quindi a distribuzione dei proventi, ma con un grado di rischio leggermente più alto. Quindi un satellite potranno essere, ad esempio, azioni che pagano un dividendo elevato con una certa storicità. Un altro potrebbe essere, ad esempio, utilizzare dei certificati a cedola a capitale condizionatamente protetto, no? Questo è un esempio. Oppure si può utilizzare una soluzione ibrida come questa, è tutto ovviamente molto duttile da personalizzare, però questo è un altro esempio. La parte core può essere dedicata sempre alle obbligazioni con i rendimenti striminziti che offrono oggi, ai certificati capitale protetto e quindi agli strumenti meno rischiosi oppure anche dei conti deposito eventualmente, a fianco dei quali andiamo a mettere dei satelliti che sono ad esempio un portafoglio di ETF obbligazionari a distribuzione dei proventi, qui non l'ho scritto per esigenze di spazio, ma ovviamente si intende a distribuzione dei proventi, un ETF, un paniere, un portafoglio di ETF azionari a distribuzione dei proventi, dei certificati a capitale condizionatamente protetto a cedola oppure delle singole azioni ad alto dividendo. Vedete, questa è la logica. Quindi uno zoccolo duro centrale attorno al quale far ruotare degli strumenti, se vogliamo, più rischiosi, ma che ci permettono di andarli a personalizzare il portafoglio. Ovviamente i pesi che daremo alla parte core e alla parte satelliti saranno diversi. La parte core è la parte più sicura, deve essere lo zoccolo duro, deve avere generalmente un peso almeno uguale al complesso dei satelliti, o a volte addirittura superiore. Quindi questi sono aspetti poi da vedere caso per caso, investitore per investitore, ma il concetto generale è questo. In linea generale possiamo dire che se l'obiettivo finanziario di una persona è l'entrata periodica, ecco che gli ETF a distribuzione possono essere utilizzati, questo è il concetto, sia come parte core che come parte satellite, no? Quindi ecco, quando prima parlavo tra i pregi degli ETF, parlavo di duttilità operativa, ecco, questo è un esempio di duttilità. Un portafoglio di ETF a distribuzione lo posso usare sia come satellite che come parte core e non è un dettaglio di poco conto. Ok, a questo punto proviamo a passare dall'ETF, diciamo così,
al portafoglio. Un attimo che bevo. Quali sono dal punto di vista operativo i passaggi che dobbiamo effettuare? E prima passaggio, dobbiamo censire tutti gli ETF quotati. Secondo passaggio, dobbiamo selezionare gli ETF più efficienti. Terzo passaggio, dobbiamo costruire il nostro portafoglio. Quarto passaggio, dobbiamo gestire il portafoglio una volta che l'abbiamo costruito. Vediamo nel dettaglio adesso passaggio per passaggio. Passiamo dal primo aspetto, quello che è il censimento. Che cosa dobbiamo fare? Beh, fondamentalmente significa andare a ricercare tutti quelli che sono gli ETF quotati su Borsa Italiana, prendere un file Excel e compilarlo con tutti gli ETF e di ogni ETF andare a catalogare quelle che sono le caratteristiche specifiche. Quindi qual è l'asset class su cui investo? Nazionario, obbligazionario? La sottocategoria è un obbligazionario, benissimo, ma che cosa investi? In titoli di Stato, in high yield, in obbligazioni di paesi emergenti? Poi abbiamo la composizione, andare a verificare quali sono le sfumature dell'asset allocation, dell'asset class che viene replicata, scusatemi. Poi dobbiamo avere i dati per identificarlo, quindi andiamo a censire il nome dell'ETF, l'ISIN, il ticker, ovviamente l'emittente, andiamo a vedere se è un ETF come gestisce i proventi, quindi se ad accumulo piuttosto che a distribuzione. Andiamo a vedere il TER, cioè il costo annuo di gestione, andiamo a vedere il lato valutario. È un ETF in euro? È coperto dal cambio, dal rischio dollaro, ad esempio, oppure è a cambio aperto? Attenzione perché la copertura cambio ha un costo che è collegato al differenziale dei tassi delle due valute, euro-dollaro ad esempio, e al costo anche della messa in atto, no? Dell'implementazione della copertura. Attenzione perché entrambi questi due costi che vi ho appena citato non sono contenuti all'interno del TER dell'ETF, quindi attenzione perché il TER bisogna poi aggiungere, ma non li vedete, questi costi di copertura cambio. Poi bisogna analizzare ovviamente la tipologia di replica, se è replica fisica piuttosto che replica sintetica, quella fisica è meno rischiosa rispetto a quella sintetica. Sempre in ogni caso l'ETF non può fallire. Poi bisogna andare a vedere la liquidità del prodotto. È quotato, scambia, non scambia, scambia tanto, scambia poco. Il market maker è sempre presente a garantire la liquidità in acquisto e in vendita. Qual è lo spread del book, cioè tra la miglior proposta in acquisto e la miglior proposta in vendita? Qual è il controvalore monetario giornaliero scambiato dal prezzo? Tutti questi dati quindi sono da andare a prendere e da censire. Potete utilizzare fondamentalmente tre siti, il primo è Borsa Italiana, il secondo è il sito dell'emittente, il terzo, che è quello che vi consiglio, si chiama Just ETF, lo possiamo anche andare a vedere così al volo. Ah, non avevo schiacciato, eccoci qua. Vedete, questo è il sito, in parte gratuito, in parte è a pagamento, però fondamentalmente noi possiamo trovare tantissime informazioni anche già qui nella parte gratuita, no? A cui possono accedere. So, sto prendo il primo che capita, quindi non lo so, però vedete che su questo sito voi trovate tutti gli ETF quotati non solo su Borsa Italiana, ma anche su altre borse, come ad esempio quella di Stoccarda, l'Oxetra, la Borsa Svizzera, eccetera. E vi dà, vedete, tutta una serie di dati. Trovate il nome del prodotto, cioè il nome dell'ETF. Trovate il codice ISIN che permette una sorta di codice fiscale del porto finanziario che permette appunto di identificare in modo univoco il prodotto. Trovate il ticker che è un altro codice identificativo. Trovate la descrizione del benchmark, quindi di che cosa investe, in che cosa investe il prodotto. Vedete in questo caso il nostro ETF, un ETF obbligazionario. Che cosa compra? Compra obbligazioni, vedete, denominate in valuta locale da che cosa? Dallo Stato cinese oppure da banche controllate comunque dallo Stato cinese. Sono comprese tutte le scadenze, quindi non compra solo le scadenze brevi, ma anche le scadenze lunghe, le compra un po' tutte, e poi utilizza un rating investment grade, quindi le obbligazioni con un buon pedigree, quello da buon padre di famiglia. Si chiamano investment grade. A scendere troviamo tutte le altre categorie, troviamo innanzitutto il prezzo di quotazione di questo prodotto, troviamo che, vedete, a replica fisica, che è il sottostante in dollari, quindi il prodotto non ha copertura valutaria. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi questo prodotto lo negoziamo in euro quando lo compriamo e lo vendiamo, ma attenzione perché in realtà il prodotto compra
degli asset in dollari, per cui di fatto non lo vediamo, ma il rischio cambio c'è, cioè la variabile cambio valutario c'è. Cioè se il dollaro si rafforza nei confronti dell'euro, il nostro investimento ne trae vantaggio, al contrario, se il dollaro si indebolisce nei confronti dell'euro, il nostro investitore sarà zavorrato. Poi vi dice la data in cui questo prodotto è stato emesso, e in questo caso è un prodotto abbastanza giovane, vedete luglio del 2019, quindi ha 2 annetti di vita. Più è ampia in genere la serie storica, più è meglio è, diciamo così, perché l'ETF tende a essere più liquido, più conosciuto e soprattutto c'è uno storico maggiore su cui fare dei test e delle simulazioni. C'è il costo annuo, il terno 0,35%, vi dice che a distribuzione dei proventi, quindi paga una cedola periodica e la paga con frequenza semestrale. Poi vi dice, vedete la volatilità annuale, poi qua sotto vi dice degli altri dati, ma sono tutte informazioni che in genere per valutare un prodotto in questo caso non servono. Poi qui sotto abbiamo il rendimento offerto dal prodotto, in questo caso è stato emesso nel 2019, quindi lo storico dei rendimenti è particolarmente striminzito. Se avessimo preso un ETF quotato dal 2004 avremmo ovviamente uno storico maggiore. E anche, vedete, vi dà l'anno su anno, a 6 mesi, 3 mesi, 1 mese, eccetera. Poi trovate tutte le altre informazioni, eccetera. E qua sotto trovate, vedete, l'andamento storico di questo prodotto che potete andare a selezionare a seconda dell'ottica temporale. Volendo potete fare anche dei confronti, eccetera. Poi anche qui trovate dei discorsi, no, sempre di rendimento a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, 1 anno, di più non va perché ovviamente è quotato, come dicevamo, dal 2019, quindi nel 2020 ha fatto un più 0,0, cioè pari patta in pratica. Quest'anno invece, stando meglio, vedete, ha fatto più 1,0, 1,7%, scusatemi. Qua vi dà anche i dividendi, adesso qui c'è la funzione premium, qui non mi ricordo mai a memoria, la passo, quindi non riesco a entrare, però fondamentalmente potete accedere a questa parte se vi registrate, costa circa un 100 euro all'anno, una roba di questo tipo che per chi investe sistematicamente in ETF è un investimento, sono soldi ben spesi. Quindi da un punto di vista operativo per fare questo censimento potete utilizzare questo sito, sia nella versione gratuita che nella versione a pagamento. L'obiettivo quindi qual è? Quello che dicevamo prima, fondamentalmente, andare a classificare l'asset class, le categorie, la composizione, eccetera, e andarsi a creare un file di questo tipo. Vedete, ho messo l'asset class, ho messo la sottocategoria, ho messo il codice ISIN, il nome del prodotto, la valuta in cui è denominato, se è a distribuzione o ad accumulo dei proventi, la frequenza con cui eventualmente paghi i proventi, no? Vedete c'è mensile, semestrale, trimestrale, ci sarà, esatto qua, annuale, poi il dividend yield, lo vedremo dopo che cos'è, il rendimento annuo, annualizzato, il costo annuale di gestione, il TER, poi la tipologia di replica, cioè il modo con cui l'ETF replica l'andamento del sottostante. Prima inizio della conferenza abbiamo parlato di ETF, ad esempio sull'indice italiano FTSE MIB, no? Quindi compri un ETF che investe sull'indice FTSE MIB, che cosa fa? Replica l'andamento del FTSE MIB, abbiamo detto. Come fa a replicarlo? Ha due modi, una si chiama replica fisica, una replica sintetica. Non entro nei dettagli delle due metodologie, però vi anticipo che la replica fisica è meno rischiosa o più sicura, a seconda dei punti di vista, rispetto a quella sintetica. Pur, ripeto, l'ETF non può fallire. Dopodiché abbiamo lo spread del book, più è basso questo valore numerico e meglio è, perché vuol dire che il costo occulto dello spread è più basso. Poi abbiamo le dimensioni del fondo, quindi quali sono le masse gestite in milioni di euro. Poi abbiamo il controvalore giornaliero scambiato, oppure a seconda di come viene conteggiato il controvalore monetario dell'ETF, il controvalore non è altro che prezzo di mercato per numero di pezzi scambiati. Ad esempio, se un ETF costa 10 euro e ne sono venduti 100 pezzi, il controvalore sarà 10 per 100 uguale 1000 euro. Quindi moltiplico 10 il prezzo per il numero di pezzi 100. Quindi 10 moltiplicato per 100 fa 1000 euro, che diventa il controvalore di quel prodotto. In più abbiamo la data di nascita. Quindi l'obiettivo è creare una cosa di questo tipo. Serve un attimo di olio di gomito, ma poi si arriva a creare un file di questo tipo. Questo, ad esempio, è un file che io ho creato, che vi mando se lo volete, se ne avete necessità, basta richiedermelo, come dicevo prima, via email, ve lo mando molto volentieri, dove vedete, trovate
questi asset, no, che vi ho appena citato, sia l'obbligazionario che l'azionario immobiliare. Dopo lo vediamo nel dettaglio perché lavoreremo su questo file Excel. Come vi dicevo, questa serata è anche concreta, è anche pratica. Adesso stiamo facendo la prima parte, che è quella teorica, che è quella propedeutica. Poi nella seconda parte invece andremo a lavorare su questo file per capire proprio quali sono i prodotti più efficienti. Andremo proprio a vedere qual è il controvalore, qual è lo spread del book, qual è la tipologia di replica, il costo annuale, il dividend yield, cioè la resa annuale, dopo ne parleremo nel dettaglio, la frequenza e tutti questi aspetti. E lo vedremo sia del mercato obbligazionario che dell'azionario che dell'immobiliare. Quindi torneremo a breve su questo aspetto. Quindi il primo passaggio è il censimento. Il secondo passaggio è quello della selezione. Quindi dopo aver selezionato, cioè censito, scusatemi, tutti gli ETF, devo selezionare i migliori ETF specifici, cioè distribuzione dei proventi. E quindi che cosa devo fare? Beh, devo fare una serie di passaggi. Un passaggio, ovviamente, immaginatevi questa parte come un, come dire, come una progressiva scrematura della lista. No? Noi abbiamo un listone con tutti gli ETF, con tutte le caratteristiche, dobbiamo scremarlo in base a dei criteri. Quali sono i criteri? Eccoli qui. Primo, la gestione dei proventi. Beh, l'obiettivo è l'entrata periodica, quindi scartiamo tutti i prodotti ad accumulo e ci concentriamo solo sugli ETF a distribuzione dei proventi. Prima caratteristica, quindi gli ETF deve distribuire i proventi, cioè deve pagare una cedola periodica. Seconda selezione è capire su quale asset class stiamo lavorando. Stiamo lavorando su ETF obbligazionari o ETF azionari. Nell'immaginario collettivo vengono spesso e volentieri associati, cioè per un investitore comprare un ETF azionario o comprare un ETF obbligazionario è la stessa cosa. In realtà non sono due prodotti diversi. È come se uno volesse comprare indeciso tra comprare un cane o comprare un orso. Sono due prodotti, animali in questo caso, molto diversi, con caratteristiche diverse. Faccio alcuni esempi giusto per capire, no? Un ETF obbligazionario che cosa compra? Compra delle obbligazioni. Che cos'è un'obbligazione? Un titolo di debito. Se io compro un titolo di Stato, presto dei soldi, in questo caso allo Stato italiano, comunque a un emittente, che si impegna a fare due cose, a pagarmi una cedola periodica e a rimborsarmi il capitale a scadenza. Quindi sono prodotti, primo, sono un debito, sto comprando un debito. Secondo aspetto, sono prodotti che non possono salire di prezzo, parlo all'infinito. Perché? Perché arriveranno a un livello di prezzo oltre il quale il rendimento sarà zero o addirittura negativo, che è il caso storico che stiamo vivendo. Quindi oltre un determinato prezzo, un'obbligazione non può salire. Se noi compriamo un'azione, invece, che cosa stiamo comprando? Stiamo comprando delle quote di una società. Se io compro le azioni della TOZ, divento socio dei Fratelli della Valle, socio per uno 0,000 qualcosa, ma comunque socio, partecipo alla vita sociale e quindi partecipo alle assemblee e ho diritto di voto. Posso incassare il dividendo, che sono la distribuzione degli utili. Posso essere chiamato a mettere mano al portafoglio se la società fa un aumento di capitale. Quindi comprare un'azione significa diventare socio di un'azienda. Primo aspetto. Secondo aspetto, le azioni possono salire di prezzo all'infinito. Se la società aumenta gli utili tutti gli anni, ha un'ottima redditività crescente, pensate al caso di Apple, di Amazon, può salire ininterrottamente per 10 anni. Ora, voi capite che un'obbligazione è un prodotto diverso da un'azione. Le azioni non hanno scadenza, le obbligazioni sì. Le azioni sono molto volatili, le obbligazioni meno volatili. Le azioni non hanno certezza in termini di distribuzione di dividendo, perché un'azienda potrebbe un anno non guadagnare o non distribuire per scelta dividendo. Le obbligazioni, se nel prospetto informativo c'è scritto che devono pagare la cedola, devono pagare, altrimenti vanno in default. Le azioni non hanno un tetto sopra la testa, cioè possono salire di prezzo all'infinito. Le obbligazioni hanno un tetto che è il rendimento zero. Quindi sono due strumenti diversi, con caratteristiche diverse, con natura giuridica diverse. Pensare che i movimenti di prezzo di un ETF obbligazionario siano simili o assimilabili
a un ETF azionario è sbagliato concettualmente. È pensare che il cagnolino sia uguale a un orso. Sono due animali diversi con caratteristiche diverse e quindi andranno affrontati in modo diverso. E quindi questo è un aspetto molto importante da considerare. Questo è uno dei primi errori che compie l'investitore, cioè confonde le asset col fatto che sono entrambi ETF, pensa che siano simili. No, sono due robe diverse. Una ha certe caratteristiche, una ne ha delle altre e non è un dettaglio. Da poco, dicevo. Poi abbiamo l'analisi in tema di asset class, eccoci qua, giusto un approfondimento ulteriore rispetto a quello che ho appena citato in questo momento. Le asset class, abbiamo detto, sono due, no? Obbligazioni o azioni, fondamentalmente, no? Allora, nella teoria è possibile inserire in portafoglio sia gli ETF obbligazionari che gli ETF azionari. Nella pratica, ve lo dico per esperienza personale, occorre essere consci che gli ETF obbligazionari, oltre ad avere una minore volatilità di prezzo generale rispetto agli ETF azionari, tendono ad avere un altro vantaggio, che è quello di una maggiore stabilità nella distribuzione dei proventi. Cosa vuol dire? Che le cedole pagate dagli ETF obbligazionari tendono ad essere più stabili nel corso del tempo. Al contrario, rispetto a che cosa? Agli ETF azionari. Al contrario, invece, gli ETF azionari tendono ad avere una distribuzione degli utili meno stabile nel corso del tempo. Questo avviene per vari motivi. Un primo motivo è che il pagamento del dividendo è una scelta societaria, per cui può essere assolutamente lecito che una società decida di non distribuire il dividendo, pur magari in presenza di utili. Oppure una società potrebbe avere delle difficoltà societarie. Questo è un secondo motivo per cui magari gli utili potrebbero essere in diminuzione, no? C'è una situazione di difficoltà, di recessione, turbolenze sul mercato, ecco che la società decide di non pagare dividendi oppure proprio non guadagna, quindi non ha utili da distribuire. C'è un esempio molto attuale, secondo me, dell'anno scorso, ma è comunque attuale come aspetto. Non so se vi ricordate l'anno scorso, quando c'è stato il crollo nel febbraio-marzo del 2020, quando è arrivata la pandemia in Europa, sono partiti i lockdown, eccetera. Cosa è successo? È successo che la BCE, che è la Banca Centrale Europea, ha rivolto un appello alle banche europee, ovviamente, chiedendogli di bloccare la distribuzione dei dividendi, no? Dicendogli, attenzione, rimandate la decisione più avanti, se li cancellate per il pagamento 2020 è meglio. Qual era il motivo, no, di questa richiesta da parte della BCE? Era quella di mantenere, no, un determinato livello di patrimonializzazione della banca, no, in modo tale che potessero fronteggiare, no, le conseguenze negative del coronavirus sull'economia. Quindi anche un evento shock di questo tipo potrebbe, diciamo così, influenzare l'erogazione dei dividendi. Quindi mentre i proventi degli ETF obbligazionari, che ripeto, l'obbligazione se non paga cedole va in default, quindi l'emittente dell'obbligazione deve in un qualche modo riuscire a pagare le cedole. Ecco che quindi gli ETF obbligazionari, essendo appunto composti da singole obbligazioni, permettono di avere una maggiore stabilità. Al contrario, le azioni sono più ballerine nell'ammontare della distribuzione, tra in più hanno un prezzo più volatile. Quindi, da un punto di vista operativo, io non ho nessuna remora nel dire che personalmente, all'interno di quello che è il mio portafoglio chiamato entrata periodica, lo ripeto sempre perché ci sono sempre persone nuove che cominciano a seguirmi, il portafoglio entrata periodica è il primo portafoglio che quando avevo 18 anni ho cominciato a costruire. Volevo già, lì ero già un po' infarcito con quelle letture, no? Quelle americanate, paga prima te stesso, il denaro che lavora per te, no? Tutte queste cose che sono molto belle da dire, poi in realtà dei fatti sono un pochino meno, però a 18 anni non hai esattamente la percezione di quello. E quindi un po' infatuato da questo concetto mi sono cominciato a costruire un portafoglio che allora era composto inizialmente al 100% di obbligazioni, poi nel corso del tempo ha cambiato pelle perché il mercato obbligazionario ovviamente ha cominciato a offrire rendimenti sempre più contratti, per cui ho cominciato a comprare anche ETF obbligazionari, certificati, sia capitale protetto che condizionatamente protetto, però il concetto era che questo primo portafoglio è stato il primo che ho creato e l'ho creato proprio impronta obbligazionaria fin dall'inizio. E tuttora cerco di, pur lavorando anche con dei certificati, cerco di dargli un'impronta il più possibile simile all'obbligazionario.
E in questo caso, declinando il tutto in termini di ETF obbligazionari, che cosa prediligo? Beh, prediligo gli obbligazionari corporate, quindi che comprano obbligazioni emesse da società private, ad esempio Unicredit, Eni, Intesa, eccetera, sia in euro che in dollari, quindi anche valuta estera. ETF obbligazionari high yield, sia in euro che in dollari, oppure con copertura cambio. L'high yield sono le famose obbligazioni spazzatura, no? La finanza ha un pregio, cioè un difetto, è schiava del marketing, sottolinea l'high yield, l'alto rendimento, no? Ma in realtà rischio e rendimento sono due facce della medaglia, per cui quando ti evidenziano l'high yield, l'alto rendimento, in realtà se tu giri la medaglia trovi alto rischio. Sono le cosiddette obbligazioni spazzatura, di per sé sembrano rischiose e se prese singolarmente effettivamente lo sono, ma attenzione, obbligazioni che hanno un basso rating per intendersi, ma attenzione, se comprate tramite un ETF, che è un prodotto, dicevamo, molto diversificato al suo interno e che non può fallire, voi capite che il rischio lo riducete fortemente. E quindi, riducendo fortemente, grazie allo strumento ETF, questo rischio, possiamo comprare anche dei prodotti che presi singolarmente sarebbero pericolosi. Quindi anche le obbligazioni high yield, sia in euro che in dollari, entrano a pieno titolo nel mio portafoglio, anzi oggi sono uno zoccolo duro del mio portafoglio entrata periodica. E poi abbiamo le obbligazioni di paesi emergenti, anche questi sono emittenti, se vogliamo, a volte ballerini anche nella valuta, ma anche qui comprati con uno strumento che non può fallire, che non ha rischio specifico, diventano molto più gestibili a livello di rischio. E qui, anche qui vado a lavorarli sia in dollari, che in genere è la denominazione tipica dei paesi emergenti, ma anche con copertura del cambio. In più, dicevo, possiamo valutare le azioni, ma le azioni, come dicevo, per quanto riguarda l'entrata periodica, non sono la soluzione migliore. Preferisco i certificati a cedola costruiti su azioni o indici azionari, piuttosto che le singole azioni o gli ETF azionari per questa parte di portafoglio a entrata periodica. L'altro aspetto, se vi ricordate, eccolo qui che citavo, tra i criteri di selezione è il dividend yield, che idealmente dovrebbe essere superiore almeno al 3-4%, poi questo è un livello personale, anche c'è qualcuno che dice no, io sotto il 5% non compro, è una scelta personale, per carità, c'è qualcun altro che dice no, a me dal 2,5% in su va bene, è una scelta ovviamente personale, c'è un grado di soggettività, l'importante è darsi un criterio numerico sopra il quale andare ad applicare il filtro. Poi il numero può essere una scelta, dicevo, personale. Io parto da un 3-4%, sotto faccio fatica a valutare il prodotto. E che cos'è il famoso dividend yield che vi ho appena citato? Lo vediamo qui e non è altro che un tempo ai borsini delle banche lo chiamavano il rendimento immediato, cioè praticamente vai a rapportare tra loro che cosa? Il dividendo, cioè i proventi pagati dall'ETF negli ultimi 12 mesi con la quotazione di mercato, quindi dividendo diviso prezzo moltiplicato per 100, no? Questa è la formula per calcolare il dividend yield. Vi faccio un esempio: se un ETF, vedete, negli ultimi 12 mesi ha staccato due cedole, una di 2,03 euro e una di 2,16 euro, per un complessivo di 4,20 euro, noi che cosa facciamo? Facciamo 4,20 euro, che è la cedola pagata, o le cedole in questo caso negli ultimi 12 mesi, moltiplicato per 100, diviso che cosa? La quotazione del titolo, che in questo caso è 84,17. Quindi 4,20 moltiplicato per 100, questo numero lo dividiamo per 84,17 e otteniamo 4,99. 4,99 è il nostro indicatore sintetico di rendimento, il dividend yield. Interpretare questo valore, se ci pensate, è estremamente semplice. Più è alto questo valore, e vuol dire che più è alto il rendimento potenziale del nostro ETF. Che cosa dobbiamo fare quindi? Dobbiamo calcolare il dividend yield su Just ETF, il sito che vi ho citato prima, nella parte pagamento è già tutto calcolato da loro, non dovete fare nulla, dovete solo prendere questo dato, è la strada che percorro anch'io per darvi un'idea, quindi vi dà la pappa pronta. E dicevo, non dovete calcolarlo voi, ma lo fa lui, altrimenti lo dovete fare voi sul sito dell'emittente piuttosto che sul sito di Borsa Italiana. Calcolate il dividend yield per ogni ETF distribuzione dei proventi,
e create che cosa? Una classifica, fate un ranking, fate una classifica. Ovviamente questa classifica l'andrete a ordinare dal dividend yield più alto a scendere man mano a quello più basso, no? E lo utilizzate come questo dividend yield? Beh, come criterio di selezione abbiamo detto che maggiore il valore, maggiore sarà il rendimento. Quindi andremo a privilegiare che cosa? Gli ETF a distribuzione con il valore maggiore del dividend yield. Ne selezioneremo uno per ogni tipologia. Quindi un ETF high yield in euro, un ETF high yield in dollari, uno paesi emergenti, magari uno in euro, uno in dollari, uno azionario, eccetera, eccetera. In questo modo componiamo il nostro portafoglio. Attenzione però, quello che vi ho raccontato adesso è tutto molto bello, ma c'è una criticità. Il dividend yield è scritto sull'acqua. Cosa voglio dire? Voglio dire che è un dato che non è stabile nel corso del tempo, ma che tende a cambiare. Perché? Perché è calcolato su due variabili. La prima variabile è sicuramente il prezzo. Il prezzo cambia giorno per giorno sui mercati finanziari, anzi cambia più volte nell'arco della stessa giornata, magari di poco, ma cambia. Primo aspetto. Secondo, anche il dividendo erogato dal ETF cambia, quello obbligazionario un po' meno, quello azionario cambia. Non sono obbligazioni a tasso fisso, sono ETF a distribuzione dei proventi. Se io compro un'obbligazione a tasso fisso 5%, so che, salvo default, tutti gli anni incasso il 5%. Se io compro un ETF obbligazionario, io so che percepisco una cedola, so che questa cedola avrà frequenza, ad esempio, annuale, ma non ne conosco l'ammontare. Perché? Perché il paniere che l'ETF replica cambia periodicamente. Se io fotografo un paniere di obbligazioni, un paniere di un ETF obbligazionario oggi e ne calcolo il dividend yield, ottengo un valore. Ne calcolo, scusatemi, il flusso cedolare del paniere, ottengo un valore. Se io faccio questo calcolo 6-12 mesi dopo, il paniere sarà variato, sarà cambiato, banalmente perché alcune obbligazioni saranno giunte a scadenza e saranno state sostituite da altre, che avranno ovviamente un rendimento, un flusso cedolare diverso rispetto alle obbligazioni che sono scadute. Quindi quando vado a ricalcolare qual è l'erogato di quell'ETF, troverò un valore che sarà diverso dal valore di prima, leggermente più alto, leggermente più basso. In un arco di 6-12 mesi non è che cambi moltissimo, però un pochino può cambiare. Quindi attenzione perché il dividend yield è un dato che è calcolato su due variabili e quindi un dato che tende a cambiare nel corso del tempo. In realtà, quando applicherete le cose che vedremo più tardi, lo farete con una certa sistematicità, cioè lo farete da qualche tempo, vi accorgerete che ci sono degli asset che sono storicamente, diciamo così, fornitori di un rendimento più alto. Sono appunto quelli che vi ho citato prima, i corporate, gli high yield dei paesi emergenti. E sarà qui appunto che conviene concentrare le proprie attenzioni. Dopodiché dobbiamo andare a analizzare quella che è la frequenza con cui i proventi vengono distribuiti. Se non abbiamo carattere di necessità e di urgenza, possiamo sicuramente utilizzare degli ETF anche a pagamento annuale della cedola. Se invece la nostra necessità è stringente, perché tutti i mesi dobbiamo arrivare a fine mese, pagare le rate della macchina, l'asilo del bimbo, eccetera, ecco che magari allora andremo a privilegiare un ETF con frequenza mensile. Anche questo è un dato che dipende dalla soggettività dell'investimento. Poi occorre valutare la valuta. Vogliamo evitare il rischio cambio? Non c'è problema, ci sono gli ETF in euro, cioè che investono in prodotti denominati in euro, ci sono quelli con copertura del cambio, investono nel mercato americano denominati in dollari, ma l'ETF contiene al suo interno un meccanismo che anestetizza completamente il cambio, si chiama copertura del cambio. Oppure posso utilizzare un ETF che invece è soggetto alla variabile del cambio e quindi lavoro con un ETF a cambio aperto. E quindi se il dollaro si rafforza ne traggo beneficio, se si deprezza no, al contrario. Poi devo controllare la liquidità. Anche qui l'ideale sarebbe un controvalore maggiore di 500.000 euro al giorno. Questo sarebbe l'ideale. Non sempre è possibile farlo, a volte bisogna trovare dei compromessi, ma cercate di trovare sempre, a parità di altre condizioni, l'ETF più liquido, più scambiato. Molti investitori utilizzano come liquidità del prodotto le dimensioni dell'ETF, cioè le masse monetarie gestite.
E qualcuno dice sopra i 100 milioni l'ETF ok, sotto i 100 milioni l'ETF non mi interessa più. La logica qual è? Sopra masse gestite per 100 milioni l'ETF liquido, al sotto altrimenti no. In realtà io non amo analizzare le dimensioni del fondo, perché attenzione, le dimensioni del fondo non si riferiscono al mercato in cui è quotato, ma alla globalità, ad esempio, dell'Europa. Un ETF può essere, lo stesso ETF può essere quotato sia sul mercato italiano, che sul mercato inglese, che sul mercato francese, che sul mercato tedesco. Quando voi vedete la dimensione, è la dimensione di tutto il gestito, non solo di quello che è affare italiano, ma di tutto quello che è in Europa. E quindi cosa può capitare? Può capitare che un ETF effettivamente abbia delle ampie masse gestite in generale, ma magari quotato sul mercato italiano, quell'ETF è poco liquido, poco scambiato, magari perché è quotato da poco o magari perché ci sono dei prodotti simili ma di altri emittenti che sono magari meno costosi. E quindi gli investitori, soprattutto i professional e gli istituzionali che utilizzano anche loro gli ETF, che fanno il mercato, fanno le masse principali, preferiscono usare magari quelli che costano meno. Quindi un ETF che magari in Germania è ben scambiato, da noi potrebbe essere poco scambiato, a parità di, dicevamo, dimensioni generali. Quindi la dimensione dell'ETF è un dato che io non considero. Io guardo sul mercato italiano o comunque sul mercato dove voglio comprare qual è il suo controvalore. Il controvalore, dicevamo, è calcolato moltiplicando la quotazione per il numero di pezzi. Prima facevo l'esempio, quotazione 10 euro, 100 pezzi comprati, ecco che in quel momento il controvalore sarà 10 moltiplicato per 100 uguale 1000, 1000 euro di controvalore. E quindi io guardo il controvalore giornaliero, oppure quello che viene chiamato turnover, cioè quanto ha scambiato in milioni di euro in un arco temporale l'ETF. Lo trovi sul sito di Borsa Italiana, nella sezione statistiche degli ETF, è un documento pubblico aggiornato con cadenza mensile, che vi dice, non so, ad esempio, nel caso che vedremo dopo, da gennaio a maggio, da inizio gennaio a fine maggio, quindi dalla prima seduta di gennaio all'ultima seduta del mese di maggio, quanto ha scambiato ogni ETF. Ovviamente quelli che hanno scambiato di più sono ovviamente quelli più liquidi e quelli da privilegiare. Poi è importante valutare anche i costi di gestione, cioè a parità di altre condizioni, quindi di valuta, di scambi, di dividend yield, quale scelgo? Beh, indubbiamente quello che ha il costo minore, perché sul lungo periodo ovviamente permetterà di massimizzare la performance. In più, a parità sempre di condizioni, posso valutare di privilegiare gli ETF a replica fisica, che sono meno rischiosi di quelli a replica sintetica. Io in realtà ve lo confesso, compro ETF a replica fisico, a replica sintetica, come se fossero la stessa cosa. È un aspetto, su cui non sono mai stato a focalizzarmi più di tanto. Cioè, dalla replica sintetica alla replica fisica, io anche in caso di shock di mercato non ho mai avuto, problemi, non ci sono mai stati default o situazioni di questo tipo. Per cui, dal mio punto di vista, fino ad oggi, posso dire che compro indistintamente gli uni e gli altri. Però ovviamente se un investitore consapevole, cioè che conosce le caratteristiche, pregi e difetti dei prodotti, decide di contenere il rischio, sicuramente gli ETF a replica fisica sono da privilegiare rispetto a quelli a replica sintetica. Questa, vedete, è una schermata con delle obbligazioni, vedete, catalogate per area, per sottocategoria, per valuta, per ISIN, c'è il nome e poi vedete c'è il dividend yield. In questo caso, vedete, abbiamo fatto la classifica ordinando dal valore più alto man mano a scendere, poi entreremo nei dettagli. Ok, a questo punto cominciamo a lavorare con i file Excel. Allora, a questo punto quindi abbiamo i file Excel, come in questo caso, con tutte le specifiche degli ETF che ci interessano. E abbiamo contemporaneamente anche che cosa? Anche i criteri con cui andare a filtrare il nostro file. Quindi a questo punto non ci resta che fare una progressiva scrematura di questa lista, no? Andando a eliminare passo dopo passo tutti quelli che sono gli ETF che non rispettano i criteri di selezione. E
Il mio socio dice che quando effettuiamo queste operazioni di scrematura sia sugli ETF che sui certificati, lui chiama questa operazione un concorso di bellezza, no? Dove fondamentalmente, no, come indovina chi, no? Buttiamo giù tutte le caselle che non sono in linea con quella che è la nostra pianificazione, che non sono i nostri criteri di selezione in questo caso, e poi andiamo a analizzare quello che rimane, cercando di trovare il meglio tra quello che rimane per ogni tipologia. Allora, andiamo quindi, diciamo, sul concreto, andiamo a lavorare su questo file Excel. Ripeto, questo file io lo mando molto volentieri, se mi mandate una mail, vedete g.belleli@belleli.biz, oppure magari mi contattate in privato anche sul mio gruppo chiuso, oppure mi mandate un messaggio su Facebook, lo mando comunque ugualmente, e vi potete richiedere questo file. Allora, qui abbiamo il file complessivo, l'ho chiamato. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono andato a inserire tutte le obbligazioni, le ho prese dal sito Just ETF, quindi il lavoro l'ha fatto lui, io ho semplicemente fatto il lavoro di import fondamentalmente, e adesso insieme a voi farò un lavoro di scrematura. Vedete, ho inserito tutta una serie di asset. Andiamo un attimo a chiudere, scusatemi, alcune cose. Lo riduco un attimo. Eccoci qua, vedete, qui ho messo anche le dimensioni del fondo, anche se in realtà non le analizzo. Allora, qui ho messo anche distribuzione, in realtà sono tutte distribuzioni, quindi magari per esigenze pratiche questa colonna la elimino, visto che sono tutti A. Questo è ovviamente un file, è un parziale di un file che io ho compressivo di tutti gli ETF, no? Io ho un documento che contiene tutti gli ETF e man mano che escono vado ad aggiornarlo, dove metto morte, vite, miracoli di ogni ETF. Quello che vedete adesso è semplicemente una parte di una grafica, diciamo così, che mi sono costruito molto più ampia. E quindi trovate la voce proventi per quel motivo. A questo punto noi non facciamo altro che selezionare tutto, andare su dati e inserire filtro. Ecco, a questo punto quindi abbiamo creato il file generale con tutta una serie di obbligazioni interessanti, tutte già a distribuzione dei proventi, che noi vedete abbiamo catalogato in tre asset: obbligazionario, azionario e immobiliare. Per ogni asset vedete che abbiamo specificato che cosa, se sono paesi emergenti, se sono high yield americane, se sono high yield globali, se sono high yield in euro, se sono coco bond. I coco bond sono le nuove obbligazioni, come si chiama, subordinate. E questo l'abbiamo fatto anche, ad esempio, vedete, per l'azionario. Abbiamo l'azionario globale, infrastrutture energetiche americane, qua lo allargo così vedete bene. Abbiamo l'Europa, l'America, le azioni preferred americane. Abbiamo paesi emergenti, abbiamo Asia, Russia, abbiamo anche Malesia, per dire, no? Stessa cosa vedete per l'immobiliare, abbiamo i paesi sviluppati, abbiamo l'America, abbiamo l'Europa, abbiamo l'Asia, scusate questa, abbiamo il globale, questo è il globale, questo è i paesi sviluppati. La differenza tra globale e paesi sviluppati è molto semplice: i paesi sviluppati comprano solo prodotti emessi appunto dai paesi sviluppati, il globale invece contiene prodotti sia di paesi sviluppati che di paesi emergenti. E poi abbiamo ad esempio il Regno Unito, l'Inghilterra. Voi vedete, abbiamo il codice ISIN, qui ho tolto la colonna del ticker, potevo lasciarla, ma per esigenze di spazio l'ho tolta. Abbiamo quindi la colonna dell'ISIN, la colonna, vedete, con il nome e cognome del nostro prodotto. Abbiamo messo la variabile valutaria, qui non ho messo euro USD perché ho visto dal file precedente che in molti si confondono. Quindi ho fatto una cosa che a me piace meno, ma che probabilmente è compresa da tutti, anche dai neofiti, dove sì, vuol dire che l'ETF in questione, come il primo, è soggetto alla variabile valutaria. Quindi voi comprate il prodotto in euro, ma in realtà quel prezzo è determinato dall'agire contemporaneamente di due variabili. La prima è cosa fanno, in questo caso, le obbligazioni che compongono il paniere dell'ETF, e la seconda variabile è l'euro-dollaro, no? Quindi voi vedete un prezzo in euro che è il condensato dell'agire contemporaneo di due variabili, l'andamento del sottostante e il cambio valutario. Quando invece trovate la voce no, vuol dire che il prodotto, vedete, è hedgeato, cioè è a copertura contiene un meccanismo di copertura del cambio.
Quindi quando trovate sì, vuol dire che c'è la variabile dollaro che influisce, quando trovate no, banalmente non c'è nessuna variabile cambio, quindi euro su euro, punto. Poi abbiamo, vedete, la frequenza con cui il prodotto distribuisce, abbiamo delle cedole mensili, semestrali, trimestrali, poi abbiamo il dividend yield, che è il rapporto, no, tra la cedola erogata e il prezzo di mercato, come abbiamo calcolato prima, il TER, che è il costo annuale di gestione del nostro prodotto. Vedete, ci sono dei prodotti che sono molto costosi, uno 0,74, ci sono prodotti invece che costano uno 0,05, cioè ridotti veramente all'osso. Il rendimento medio, come vi dicevo prima, è uno 0,20 circa, no? Torniamo un attimo indietro, che non voglio snaturare un attimo e bocciare prima del tempo. Poi abbiamo, vedete, la colonna per la replica fisica o sintetica. Anche qui vedete la maggioranza dei prodotti sono a replica fisica, sia per quanto riguarda la distribuzione dei proventi, ma anche perché c'è una generale tendenza di mercato a emettere e a sostituire anche prodotti che prima erano replica sintetica, a trasformarli in prodotti a replica fisica, perché il mercato li apprezza di più. Però dicevo che io non è che guardi moltissimo questa differenza, però se uno vuole, ovviamente elimina tutti quelli che sono a replica sintetica. Poi ho messo lo spread, quindi la differenza del book tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita. Più è alto questo valore, peggio è. Più è basso questo valore, e meglio è. Anche qui vedete ci sono delle grosse differenze. Questo primo ETF è molto scambiato, vedete che ha uno spread dello 0,07%. Quasi non si vede, non si sente. Al contrario, guardate, questo ETF è talmente poco liquido, talmente poco scambiato, che ha avuto uno spread medio nel mese di maggio dell'1,37%. Questi dati che vi ho appena citato del mese di maggio e anche qui quindi dello spread e del controvalore, sono dati che ho prelevato dal sito di Borsa Italiana. Si va su Borsa Italiana, posso anche farvelo vedere così al volo, così. Se io faccio Borsa Italiana, vado su ETF, mi appare, vedete, questa situazione, questa schermata. Io clicco, vedete, su statistiche al dettaglio, cliccate su maggio, vi si apre un file. Adesso lo andiamo a scaricare, così lo vediamo un attimo più in grande, se me lo apre volentieri. Eccoci qua, lo andiamo a zoomare perché si vede in piccolo. Vedete in questo file, voi che cosa trovate? Trovate il nome dell'ETF, trovate se è un ETF, un ETN, un ETC, comunque la caratteristica, trovate il codice ISIN e trovate tutta una serie di valori. Quello che a me interessa, che cos'è? È lo spread che vi citavo prima, calcolato nel mese di maggio su un capitale ideale di 25.000 euro. E poi mi interessa il turnover, cioè il controvalore monetario scambiato dal ETF nel periodo che va da gennaio a maggio. Lo trovate qui, vedete, turnover in euro, questo è il valore. Quindi questi dati che io ho trasposto qui, vedete, non me li sono inventati, non li ho calcolati a mente, li ho semplicemente presi dal sito di Borsa Italiana. Non dovete prenderli tutti i mesi, io lo faccio in genere una volta ogni 6, ogni 12 mesi. Per chi non fa questo di mestiere, come nel mio caso, fare questo calcolo una volta all'anno va più che bene, assolutamente. Nel senso che anche qui con l'esperienza vi accorgerete che lo spread e il controvalore tendono ad essere abbastanza stabili. No, non come valore, non è corretto dire quello. Cioè voglio dire che, ad esempio, andiamo a vedere dal più piccolo al più grande. Cioè questo high yield americano, questo ETF che investe nella high yield americana in dollari, generalmente rispetto agli altri ETF che investono anche loro nella high yield in dollari, tende ad avere, rispetto agli altri, dicevo, un maggior controvalore e un minor spread mese su mese, anche di fronte agli eventi shock, cioè durante il crollo, ad esempio, del marzo. Possiamo anche fare questo confronto. Guardiamo, questo è il primo di quest'anno. Proviamo ad andare a prendere. Guardate, marzo del 2020, cioè pieno crollo. Andiamo a prendere il dato, così facciamo un confronto al volo per farvi le
vedere quello che intendo. Prendiamo proprio il caso di questo ETF, andiamo proprio a prendiamo questo ISIN, così facciamo un caso concreto. Allora, ok, andiamolo a prendere anche di qua. Ok, abbiamo trovato, vedete, lo stesso ISIN sia nel mese di come si chiama, maggio di quest'anno, che del marzo dell'anno scorso. Allora, questo ETF che abbiamo appena visto, vedete, ha uno spread dello 0,07. Se noi andiamo all'anno, a un anno fa, nel pieno del crollo, che cosa troviamo? Troviamo che questo ETF aveva uno spread molto molto più ampio di che cosa? Dello 0,99, quindi dallo 0,07 è passato quasi un 1%. Perché è passato un 1% in quel momento? Perché tutto era volatile, tutto era nervoso e quindi questo ha inficiato nel buco. Però attenzione, se noi facevamo la classifica, qui non ho questa classifica da farvi vedere, però sarebbe interessante. Dicevo, se noi facessimo la classifica e prendiamo gli high yield in dollari e misuriamo il controvalore e lo spread nel mese di maggio del 2021, nel mese di marzo del 2020, vediamo che questo ETF di cui stiamo parlando in questo momento ha sempre le caratteristiche migliori, cioè sarà sempre quello più scambiato e quello con lo spread più basso, pur se lo spread è dell'1%, gli altri saranno l'1,20, l'1,60, eccetera, no? Quindi questo che quello che voglio dire è fate questa analisi una volta all'anno. E vi accorgerete che fondamentalmente chi è il migliore della classe in un momento lo è generalmente anche in un altro momento. Quindi c'è una certa stabilità a livello di classifica. Possono cambiare lo spread dell'ammontare, può essere più scambiato, meno scambiato, più o meno ampio lo spread, ma in genere il posto nella classifica resta abbastanza invariato. Questo era il concetto che volevo passarvi. Ok. Dicevamo, poi ho messo anche le dimensioni, anche se in realtà le dimensioni, come vi dicevo, è un dato che io non tendo a non considerare. Ok, a questo punto quindi noi abbiamo il file generale, no, con tutti questi aspetti. Quindi che cosa facciamo? Torniamo un attimo indietro, eccoci, questo era il file, come dire, originale, no? Dobbiamo andare a procedere a selezionare. Io in genere procedo con parti stagni, cosa vuol dire? Vuol dire che seleziono prima gli ETF di un asset, poi gli ETF di un altro asset, infine gli ETF, in questo caso volendo, del settore immobiliare. Dico volendo perché io non amo gli ETF immobiliari come prodotto a distribuzione dei proventi. Perché? Perché l'ETF americano che cos'è? Un ETF che compra azioni di società attive nel settore americano. Quindi in realtà tu comprando un ETF azionario, un ETF immobiliare, non stai diversificando il portafoglio, ma lo stai aumentando il rischio perché stai comprando oltre all'azionario anche un azionario settoriale, cioè di uno specifico settore che è quello immobiliare. Quindi quando tutti dicono che all'interno di un portafoglio, se tu compri obbligazioni, azioni immobiliari, stai diversificando. In realtà devi sapere che con gli ETF stai comprando azionario immobiliare, azionario settoriale. Quindi stai aumentando la quota di azionario, non stai diversificando il portafoglio. Quindi tu pensi di diversificare, cioè di ridurre il rischio, al contrario, invece stai incrementando il rischio specifico e quindi la volatilità del portafoglio. Stai aumentando il rischio invece di ridurlo, per intendersi. E quindi sono un asset che non amo particolarmente, ma vabbè, questo è un mio aspetto, ci può essere legittimamente qualcuno che la pensa in modo molto diverso e ognuno ovviamente sceglie quello che è più efficiente per il suo caso specifico. Comunque, dicevo, ragiono per comparti stagni, partendo da ogni singola asset class. E quindi qui ho fatto lo stesso file di prima, vedete, ma semplicemente già selezionando i vari sottostanti. Partiamo quindi da quello obbligazionario, no? Andiamo un po' a, anche qui togliamo questa colonna che non ci serve. Anche questa è la dimensione, magari possiamo anche chiudere, non ci interessa più di tanto. Questa la chiudiamo un po' giusto per esigenze. Eccoci qua. Andiamo a mettere il filtro. E poi che cosa possiamo fare a questo punto? Abbiamo, no, tutti gli ETF obbligazionari, quindi possiamo cominciare la nostra scrematura, dicevamo così, no? E quindi che cosa posso fare? Partiamo con un esempio, no?
Ripeto, questi file io ve li do, per cui li potete poi fare a casa voi, fare tutte le scremature che ritenete opportune, no? Quindi quello che vi faccio vedere adesso è una modalità, facciamo tanti esempi in realtà, andando a braccio, ma poi a casa voi potrete fare le vostre analisi, le vostre considerazioni. L'importante è capirne la logica. Allora, ad esempio, facciamo un breve esempio. Vado a braccio, no? Però giusto per farvi vedere. Allora, ad esempio, un dettaglio che in realtà è molto importante, spesso e volentieri, è il discorso valutario tra un ETF in dollari, un ETF, quindi un ETF, diciamo così, soggetto alla valuta dollaro, un ETF gemello con copertura del cambio, la differenza può essere anche marcata. Qui non ho sott'occhio un grafico da farvi vedere, ma a volte può essere anche notevole la differenza. Per cui, da un punto di vista operativo, lavorare solo su prodotti in euro oppure con copertura cambio, o prodotti a cambio aperto, quindi soggetti a una variabile dollaro, può essere molto diverso, anche proprio un discorso di fattore di rischio. È vero che il dollaro potrebbe essere anche un fattore di diversificazione del portafoglio, però di base il rischio è classificato come, la valuta è classificata come rischio, quindi come tale bisogna considerarla. Quindi immaginiamo un investitore che non vuole rischiare di comprare dollari, quindi togliamo la casella sì, no, quella che influenza il dollaro, e teniamo il no, no, non è influenzato dal cambio. Clicchiamo ok, puff. Vedete che già da una trentina che erano di prodotti siamo arrivati in questo caso a cosa sono? 3, 3, 6, 9 prodotti. Già abbiamo fatto una buona scrematura con un colpo solo, semplicemente, no? Ovviamente io ho fatto questa scrematura, qualcun altro poteva, vabbè, facciamolo a caccia, andiamo a braccio così, vediamo. Quindi primo, tolgo tutto quello che è in valuta estera. A questo punto cosa posso fare? Beh, posso selezionare ad esempio per dividend yield come secondo dato, ma io in realtà in genere tendo a usare il discorso del conto a valore. Per me la liquidità è un bene molto prezioso perché mi permette di poter comprare e vendere a condizioni ottime in ogni momento, primo. Secondo, ha un altro vantaggio la liquidità. Più un ETF è liquido, più è scambiato e minore è il rischio che questo ETF sparisca. Cosa voglio dire per sparire? Non voglio fare terrorismo, però dovete sapere che gli emittenti, quando emettono un ETF, ovviamente non sono le orsoline, no, che lo fanno per volontariato, ma lo fanno per scopo di lucro. E dov'è che guadagnano gli emittenti? Beh, ovviamente guadagnano dall'attività di market maker e dalle masse gestite, no? Quindi più sono alte le masse e più loro guadagnano, più il prodotto è comprato e venduto e il market maker ha il suo lavoro retribuito. Queste sono le due fonti fondamentalmente di guadagno di un ETF. Ora, per essere quotato su borsa italiana, la società paga. Quindi ogni ETF quotato, la società paga. Quindi per la società mantenere quotato su borsa italiana un prodotto è un costo. Voi capite che se questo costo non viene compensato dalle entrate, beh, questo ETF rimarrà sul mercato un anno, 2 anni, 3 anni, ma difficilmente arriverà al quarto anno, perché la società a un certo punto ci dice: ora abbiamo quotato 3 anni fa, abbiamo fatto promozione, abbiamo fatto pubblicità, l'abbiamo fatto conoscere, continua a essere per noi un costo che non viene compensato dalle masse gestite, dal market maker, ecco che di conseguenza a noi questa attività non soddisfa. Per cui di base, lo liquidiamo. E quindi cosa può avvenire? Possono avvenire due cose. La prima è proprio la liquidazione, cioè il fondo smette di esistere, viene liquidato a ogni possessore delle quote il valore del NAV, cioè del net asset value, no? Il valore che ha la quota del fondo a chiusura di giornata a mercato chiuso. Quindi il valore di chiusura del NAV è 20,21, ecco che ogni possessore vengono pagati 20,21 euro per ogni quota posseduta. Questa è la liquidazione. Poi c'è il delisting, che fondamentalmente significa che l'ETF non è più quotato su un mercato, ad esempio sul mercato italiano, ma rimane quotato, ad esempio, sulla borsa francese, ad esempio. Quindi non sarà più quotato in Italia, ma sarà quotato in Germania o piuttosto che in Francia. E cosa comporta questo? Beh, comporta che per l'investitore italiano che l'ha comprato su borsa italiana si trova un prodotto quotato su una borsa estera. Se questo investitore utilizza una borsa, un trading online, cioè una banca online evoluta come Directa, Fineco, ad esempio, non ha grosse problematiche generalmente a comprare e vendere su altre piazze.
Ma se compra, si utilizza l'home banking del credito della Valle del Mincio, ecco che magari quella banca non ti permette di comprare e vendere su piazza estera, oppure ti permette di negoziare su piazza estera, ma con delle commissioni, con dei costi commissionali particolarmente elevati. E quindi a questo punto può essere poco simpatico. Quindi se un ETF è poco liquido, rischia o di essere liquidato o di essere cancellato da una piazza e quotato solo su altre. Se invece noi lavoriamo su ETF molto liquidi, molto scambiati, noi questa problematica non ce l'abbiamo, perché l'emittente troverà vantaggioso mantenere l'ETF quotato. Quindi io ho sempre grande attenzione per la liquidità. In questo caso uso, vedete, il controvalore, cioè quanto ha scambiato da un punto di vista monetario da gennaio a maggio. Eccoci qua. Quindi, in questo caso, ad esempio, io che cosa posso fare? Beh, posso anche andare a vedere, ad esempio, raffinare, no, procedere per gradi. Guardo l'obbligazionario paesi emergenti. Che cosa trovo? Trovo, vedete, che quello che ha il rendimento maggiore, il 4,18, vediamo se zoom, si riesce a vedere, eccoci qua, magari facciamo così, eccoci qua, dicevo, quello vedete che sono tutti e tre nei paesi emergenti, quello che ha il rendimento maggiore, il dividend yield maggiore, è anche quello che è meno liquido. Poi abbiamo gli altri due, vedete, e quindi già questo mi tende a piacere poco. Perché se io vado a prendere questo dato e vado su Borsa Italiana e vi faccio vedere il dato, questo prodotto oggi ha scambiato, beh, oggi ha scambiato anche abbastanza, ha scambiato 400.000, però se io vado a vedere la voce contratti, il controvalore giornaliero, vedete che a volte scambia tanto come oggi. Ma vedete che il giorno prima è scambiato 42, poi 200.000 pezzi, poi 10.000, 5.000, che addirittura il 2 non ha scambiato, poi 3.000. Vedete che è un prodotto che possiamo definire poco liquido. Ci sono dei giorni, vedete, dove scambia in modo accettabile, se vogliamo, ma altri giorni dove non scambia molto. E anche qui vedete di mese in mese, adesso lasciate stare il mese in corso, che non fa testo perché siamo in corso d'opera. Però vedete, a giugno è scambiato 1 milione di controvalore, a maggio 4, poi di nuovo 1, poi meno di 1, poi 1, poi cioè, quindi non c'è tutta questa liquidità. E quindi questo, ad esempio, potrebbe tranquillamente essere un ETF da scartare, no? Quindi questo. E quindi che cosa posso fare? Beh, devo valutare uno degli altri due. Dal momento che vedete il dividend yield è fondamentalmente in linea, il costo del TER è sostanzialmente in linea e la replica è fisica, beh, che cosa mi conviene fare? Beh, mi conviene probabilmente andare a optare per il primo. Vedete che a parità di condizioni e praticamente di rendimento ha una maggiore liquidità e un minor spread rispetto agli altri. Quindi in questo caso, ad esempio, noi potremmo tranquillamente selezionare questo ETF, lo possiamo anche andare a evidenziare di questo colore. Poi che cosa possiamo fare? Possiamo fare la stessa cosa, ma andando a lavorare con che cosa? Con, ad esempio, gli high yield euro, che anche qui ne abbiamo trovati due, ad esempio. Questo, vedete, secondo offre un rendimento, un dividend yield maggiore, ma è meno liquido rispetto all'altro, anche lo spread è maggiore. Sono uguali le altre condizioni, perché fondamentalmente qui abbiamo una replica sintetica in entrambi i casi. Quindi in questo caso forse potremmo chiudere un occhio e optare effettivamente per questo secondo. È vero che è meno scambiato, però a parità di condizioni, se guardiamo, paga un 5,12, mentre l'altro paga un 3,50, quindi paga un 1% in meno, una differenza che è significativa, no? Un 1% su 5 è una bella fetta di rendimento in meno. Quindi in questo caso, se vogliamo, possiamo valutare di chiudere un occhio sulla liquidità e optare per questo, ma nulla vieta in realtà che uno faccia anche il ragionamento opposto e dica: privilegio una maggiore liquidità e in cambio di quella maggiore liquidità sono disposto ad avere un dividend yield più
più basso, quindi fondamentalmente selezioniamo questo. Ma ripeto, il concetto è importante lavorare sui numeri. Poi uno magari può prendere una decisione piuttosto che un'altra perché ha una diversa sensibilità, però il dato, il modus operandi è questo. E poi lo possiamo fare, ad esempio, con gli ultimi, con l'high yield americano. E anche qui vedete, abbiamo high yield americano con copertura del cambio. E abbiamo qui due ETF diversi tra loro. È vero, il sottostante è lo stesso, sono entrambi a cambio coperto, hedgeati, sono entrambi a replica fisica, però attenzione, hanno alcune differenze da sottolineare. Il primo è replica mensile e l'altro semestrale. Se abbiamo necessità di avere un'entrata periodica molto frequente, occorre privilegiare il primo. Se possiamo permetterci il lusso di temporeggiare un attimo, opteremo per il semestrale. È abbastanza diverso anche il dividend yield erogato, perché vedete nel primo caso è del 4%, del 4,90%, nell'altro caso è un 6,5%, quindi c'è una differenza abbastanza importante, sono 2,5 punti di differenza comodi, no? C'è anche una differenza a livello di costo, cioè uno 0,6 contro uno 0,3%, quindi questo secondo rende di più e costa meno, sono due aspetti molto positivi da questo punto di vista. C'è però uno svantaggio che scambia mediamente poco, se noi andiamo a vedere, cioè scambia sensibilmente meno rispetto all'altro. Se noi torniamo a fare il discorso che facevamo prima e andiamo a vedere la liquidità del prodotto, oggi vedete ha scambiato 65.000 euro. Se noi andiamo a vedere il numero di contratti medio, vedrete che non è particolarmente elevato. Vedete, sì, a volte fa i 500.000 che dicevamo, ma spesso e volentieri vedete sotto con dei picchi minimi anche abbastanza importanti. Vedete 20.000, 10.000, eccetera. Se noi invece andiamo a prendere l'altro, ecco che il discorso invece cambia leggermente, cioè diventa un ETF più scambiato. Vedete, qui siamo a 600.000 euro oggi di controvalore. Se noi andiamo anche qui alla voce contratti giornalieri, vedete che sono scambi mediamente superiori, vedete, ai 500, anche quando vedete scarso è comunque 400.000, 300.000, 380, quindi è decisamente più liquido giorno per giorno. Quindi se un investitore chiude un occhio sulla liquidità, sceglie ovviamente il secondo che costa meno e ha un rendimento maggiore. Se qualcuno, come nel mio caso, dice è comunque un rendimento dignitoso, un 4,90% scarso, e a fronte di questo è comunque quindi rendimento dignitoso e scambi molto più elevati, allora scelgo il primo. È il caso che ho fatto io. Io ho questo per dire in portafoglio con le motivazioni che abbiamo appena illustrato. Quindi vedete che in pochi passaggi io sono riuscito a trovare quelli che sono, ad esempio, tre ETF potenzialmente da comprare, quelli che ritengo essere i migliori tra quelli non a rischio valutario. Ma posso anche fare il contrario, cioè posso andare a dire al sistema: sì, il rischio valutario me lo posso, come dire, accollare. E quindi che cosa faccio? Prendo gli altri, prendo quelli dove la variabile dollaro, come dire, influenza, si fa sentire. Ecco, a questo punto quindi che rifaccio lo stesso gioco di prima, no? Vado a identificare delle soluzioni di investimento. Anche qui posso usare, ad esempio, il valore. Ad esempio, qui un altro filtro che posso fare, ad esempio, lo sto dando a braccio, è giusto per dire, è il, dov'è il mensile? Io voglio la frequenza della distribuzione. Io tutti i mesi devo pagare le rate della macchina, ho bisogno che mi entri del denaro. Quindi, volente o nolente, io ho bisogno che faccia lavorare il mio denaro con un'entrata mensile. Quindi a questo punto che cosa posso fare?
Beh, sicuramente posso mettere il filtro, vedete, del mensile. Se non ho questa esigenza, ad esempio, posso mettere l'annuale, faccio il contrario, no? Quindi personalizzo il portafoglio in questo modo. E qui posso ordinare, vedete, sempre per... quello ho già messo dal più grande al più piccolo. E ad esempio il più scambiato, vedete, è il primo. Questo, vedete, è un paese emergente, è un iShares che investe nei bond dei paesi emergenti con, in dollari, con una frequenza mensile di distribuzione. Se uno vuole trovare poi tutte le caratteristiche del prodotto, fa una cosa molto semplice, fa il copia e incolla, va sul sito che vi ho fatto vedere prima, che è Just ETF, lo incolla nella parte gratuita, vedete il sito vi restituisce in automatico questo dato, voi cliccate e potete andare, vedete, a trovare tutte le caratteristiche di questo prodotto, il nome, l'ISIN, il ticker, esattamente in che cosa investe, quindi qual è la composizione del paniere che viene replicato, qual è il costo mensile, la distribuzione, vedete che è mensile, la tipologia di replica, insomma trovate tutte le varie caratteristiche. Poi se avete la parte a pagamento avete anche tutte le altre caratteristiche, il dividend yield, i rendimenti, la volatilità, il rapporto rischio-rendimento, insomma tante altre statistiche che qui nella parte free non ci sono. Questo lo potete anche, vedete, negoziarci, lo potete anche calcolare in altre valute, vedete se in dollaro è una cosa, in euro è un'altra. Questo, vedete, vi dà già l'idea di quello che vi dicevo prima, no? Il rischio valutario, la valuta è un rischio, non è un'opportunità, cioè può essere anche un'opportunità, ma è da considerare un rischio, perché vedete, a seconda del picco che prende la valuta e vedete che abbiamo dei rendimenti diversi, no? E quindi questo è un altro dato da ricordare. Quindi, ad esempio, in questo caso, tra, vedete, obbligazioni, se vogliamo degli high yield, qui c'è poco da fare, questo è quello l'unico che passa al convento, vedete, se voglio un high yield in dollari con frequenza mensile, c'è solo questo, non ce ne sono altri, quindi qui devo fare di necessità virtù, no? Se invece voglio lavorare sui paesi emergenti, vedete che ne ho 1, 2, 3, 4 da poter scegliere. I costi sono abbastanza diversi, anche qui vedete c'è chi costa lo 0,60, c'è chi costa lo 0,25. Scusate, ho i vicini di casa un po' rumorosi, spero che non dia troppo fastidio questa confusione. Sono tutti a replica fisica. Lo spread, vedete, è molto diverso perché c'è questo primo molto liquido, vedete che ha uno spread molto basso, 0,083, e c'è quest'altro invece 0,49. Ovviamente vedete che c'è una linearità tra più è scambiato, minore lo spread, meno è scambiato, maggiore lo spread, no? Questo vale per tutti gli ETF. Quindi da questo punto di vista che cosa potremmo scegliere tra i paesi emergenti? Beh, quello col maggiore rendimento sarebbe questo, fondamentalmente, vedete, ma non è liquidissimo. Facciamo proprio anche un confronto al volo, giusto per darvi un'idea. In questo caso, vedete, quello con il rendimento maggiore, ma quando andiamo a lavorare sugli scambi, ci accorgiamo che, vedete, scambia veramente poco. Poi ci sono dei giorni dove, pum, questo giorno fa 10 milioni di cosa, ma tutti gli altri giorni, vedete, non scambia assolutamente nulla, scambia poco. Cioè, vedete, 44.000 euro, 26.000, cioè 26.000 li fa il bar sotto casa mia, no? Quindi non è senz'altro un prodotto che possiamo chiamare liquido. Al contrario, invece, il primo della classe, come liquidità, non come rendimento. Un attimo che ho... Eccoci qua. Dicevo, in questo caso invece il nuovo prodotto, quello che abbiamo appena selezionato, quello più liquido, più scambiato, se noi andiamo a vedere gli scambi giornalieri, ecco, vediamo che 2-3 milioni di pezzi di controvalore al giorno, no? Quando scambia poco scambia 500.000, è molto più liquido, sensibilmente più liquido rispetto all'altro, quindi da un punto di vista operativo anche qui è vero che c'è una differenza, però non è una differenza così elevata perché da un 4,15 si va a un 4,85. Quindi da questo punto di vista, in questo caso, io per dire sceglierei il primo. Offro un rendimento leggermente più basso, ma attenzione,
è molto molto più liquido, no? E questa cosa noi la possiamo fare fondamentalmente per ogni tipologia. Qui avevo fatto la cosa mensile, ma posso andare a fare tante altre scelte, oppure nulla vieta. Adesso qua non mi ricordo più anche tutte le variabili che ho schiacciato. Vediamo adesso qua dovrebbero esserci tutti, credo. Nulla vieta di fare anche una cosa diversa, perché adesso io ho fatto una serie di passaggi, no? Però io posso anche fare un discorso diverso, no? Proviamo un attimo ad azzerare tutto, no? Coloriamo tutto di bianco. Ok, torniamo a fare, vedete, la voce filtro, poi in realtà andiamo a dare dei criteri. Ad esempio, come criteri cosa possiamo dirgli? Beh, possiamo dirgli che prima andiamo a ordinare per sottocategoria, ad esempio, e vogliamo ordinare, va bene, dall'A alla Z. Poi, quindi, tutti gli high yield, tutti i paesi emergenti, eccetera. Poi, come secondo criterio, cosa vogliamo? Gli chiediamo il controvalore maggiore, quindi gli diciamo dal più grande al più piccolo. Poi gli aggiungiamo che vogliamo, come terzo criterio, il dividend yield, anche qui dal più grande al più piccolo. Clicchiamo OK e in automatico, se non abbiamo sbagliato qualche passaggio, il sistema, vedete, ci ha elencato prima in ordine alfabetico di tipologia di obbligazione, quindi di asset, di sottocategoria in questo caso, perché l'asset, vedete, sono sempre tutte obbligazioni, quindi la sottocategoria vedete in ordine di, e poi dovrebbe avercele ordinate anche in ordine di, come si dice, di scambi, esatto, e poi come ultimo passaggio in funzione anche del rendimento. Quindi, ad esempio, in questo caso, vedete, se noi vogliamo andare a lavorare sui discorsi Cocobon, che sono le nuove obbligazioni subordinate, adesso al di là del, qua c'è il discorso valutario, che questa è una variabile in realtà da discriminare, possiamo fare, ad esempio, che vogliamo il cambio, vogliamo il coso. Quindi, eccoci, sono tutti gli stessi criteri di prima, togliendo i prodotti in euro, quindi manteniamo, perché sono di più, sono più numerosi quelli a, quindi per l'esempio vanno meglio, quelli a rischio cambio, no? Quindi soggetti alla variabile cambio. Dicevo, tra i Coco Bond ne abbiamo fondamentalmente due, uno che scambia molto, uno che scambia poco. Quello che scambi il costo del TER, vedete, uguale, la replica fisica in entrambi i casi, il primo oltretutto rende anche di più, quindi in questo caso vedete quello che andiamo a selezionare sarebbe il primo, ad esempio, no? Gli yield globali ce n'è solo uno, quindi se lo vogliamo pigliamo questo, se ci soddisfa la liquidità. Tra gli yield in dollari americani invece che cosa possiamo fare? Beh, vedete che qui c'è una grossa differenza a livello di liquidità. Gli ultimi qui non starei neanche proprio a guardarli. È vero che questo ha un rendimento monster del 6,90% rispetto agli altri, ma sicuramente anche qui vedete un 6,90 contro un 4,47, insomma sono 2,5 punti in più. Ma la liquidità è molto molto diversa, quindi dal momento che per me è un punto importante, ad esempio il primo potrebbe già essere una buona soluzione, un costo in linea con gli altri, sono tutti a replica fisica, ha un bassissimo spread rispetto agli altri, ha una buona liquidità, il rendimento vedete rispetto agli altri più o meno siamo lì, perché quello è un po' più alto, un 5-10, con gli altri sono meno liquidi, quindi in questo caso si potrebbe optare sicuramente per questo. Per quanto riguarda i paesi emergenti, ecco, eccoci qua, abbiamo, vedete, delle grosse differenze fondamentalmente. A livello, vedete, di costi, c'è uno 0,25, c'è chi costa lo 0,5, c'è chi ha uno spread, vedete, dello 0,08, chi c'è uno spread dello 0,49, dello 0,55, ma ci sono anche, vedete, molti differenza anche significativa a livello di scambi. Quindi da un punto di vista operativo, banalmente potremmo anche stare solo sui primi fondamentalmente che abbiamo a disposizione. E qui secondo me ce ne sono due che sono abbastanza interessanti da questo punto di vista, che sono fondamentalmente i primi due. Il terzo è molto simile a questo, offre un rendimento leggermente, vedete, più basso, in più costa leggermente di più ed è anche leggermente meno scambiato, quindi tra questi due prenderei sicuramente il primo.
Poi quest'altro, vedete, può essere anche interessante da valutare. Comunque la partita è tra l'uno e l'altro, magari dopo uno si gioca. Però anche qui vedete, sì, un po' di differenza c'è ovviamente tra 3,85 e 4 e mezzo, però insomma non è neanche così elevato, a volte magari una maggiore liquidità aiuta. E quindi vedete, questo è il modus operandi che noi dobbiamo utilizzare. Fondamentalmente dobbiamo quindi crearci un file Excel, andiamolo a riprendere nella sua completezza. Andiamo quindi a fondamentalmente, se qui le abbiamo messe tutte, crearci un database elevato in base a quella che è la nostra pianificazione finanziaria e quelli che sono i criteri di selezione. Andiamo pian pianino a scremare tutto ciò che non è efficiente e tra quello che risulta efficiente andiamo a selezionare quelli che sono i migliori. Questo l'ho fatto, vedete, andando un po' a braccio, diciamo così, sulla parte obbligazionaria, ma in realtà noi questa operazione la facciamo anche sulla parte azionaria, sulla parte immobiliare, no? Anche qui vedete, possiamo ordinare ad esempio dal più grande al più piccolo, vedete, cioè da quello che scambia di più, no, scusate, qui ho sbagliato, ho messo le dimensioni, cancelliamo un paio di colonne anche qui, qui ho messo le dimensioni, scusate, vabbè, possiamo notare questo dato. Eccoci qua, vedete, quello più scambiato in questo caso è anche quello con le dimensioni maggiori, però attenzione, vedete, quello meno scambiato non è quello con le dimensioni minori. Se noi andiamo a guardare le dimensioni, vedete, questi due sono più piccoli rispetto a questo, ma in realtà, vedete, scambiano molto di più, poco, ma molto di più. Quindi se avessi guardato solo le dimensioni, avrei guardato anche questo, ma in realtà questo è talmente poco scambiato, se ve lo faccio anche andare a vedere. Guardate anche lo spread, beh, lo spread non è che è esagerato, pensavo peggio. Andiamo a vedere oggi che cosa ha scambiato. Ha già scambiato 6.000 pezzi. Va sotto casa mia 6.000 euro, 6.000 pezzi su 6.000 euro di controllo. Scusate, li fa solo con i caffè nella prima ora della giornata, fondamentalmente, no? Gli altri giorni vedete anche peggio. Qua 747 euro, no? Un prelievo del Bancomat, 22. Cioè stiamo parlando di un prodotto molto poco scambiato. Questo lo possiamo tranquillamente depennare come prodotto non interessante. Questi altri due, oltre a essere replica sintetica, vedete, sono poco scambiati, hanno poche dimensioni, hanno uno spread, vedete, sensibilmente più alto rispetto agli altri. E quindi di fatto vedete che già in un paio di passaggi abbiamo trovato il dato. A questo punto, che cosa possiamo optare? Beh, cioè, può essere questo primo prodotto, vedete, investe sui paesi sviluppati, è il più liquido della covata, ha lo spread che è il più basso di questi, così a occhio, sono tutti a replica fisica, i TER sono tutti abbastanza alti rispetto alla media, abbastanza tipico, questo costa un po' di più degli altri, vedete, 1,059 rispetto a 1,040 medio, ha un dividend yield però che non mi entusiasmo, vedete qui abbiamo dei 2,5, 2,20, 2,30, 2,29, 2,89, cioè un 3,14, cioè quello più alto sarebbe questo fondamentalmente, paesi sviluppati, che non è liquidissimo a dire il vero. Quindi questo è un asset che già non mi piaceva di suo, perché dicevo è azionario settoriale, poi in questo caso vedete non ha dei rendimenti molto soddisfacenti. Se vi ricordate, avevo parlato di un rendimento soddisfacente dal 3 o meglio ancora dal 4% in su. In questo caso avrei solo questo con un rendimento in questo momento accettabile, che però non mi entusiasma. Possiamo anche guardare i volumi un po' più nel dettaglio per farci un'idea, però la sostanza, vedete, e questa insomma non è che offra rendimenti, sì, insomma, il rendimento è il minimo accettabile, ma è talmente illiquido che in questo caso, ad esempio, non lo andrei a prelevare. Quindi nessuno di questa covata mi entusiasma particolarmente. Poi dopo vi faccio una selezione anche di questo, ve la faccio vedere, l'ho fatta qua, la trovate poi nelle slide. Qui ho messo quelli che io ritengo essere gli ETF obbligazionari più interessanti. Molti di questi, tra l'altro, sono nel mio portafoglio, questo lo dichiaro, l'ho messo anche nella seconda slide, ma ripeto, sono in conflitto di interessi qui perché fondamentalmente
molti dei prodotti che trovate in questa slide, in quest'altra, li ho anch'io nel mio portafoglio. Insomma, ovviamente io non ci guadagno nulla se lo comprate anche voi, non ho fee, non sono pagato dagli emittenti, non ho nulla, però insomma è giusto che lo sappiate. Quindi sono selezioni che ho fatto per me e che vi rigiro, voi sappiate che c'è questo aspetto. Quindi dicevo, questi sono quelli ETF obbligazionari che ritengo essere più interessanti. Vedete, ne ho selezionati due tra i paesi emergenti, uno a cambio aperto e uno a cambio coperto. Idem, vedete, tra gli high yield americani ne ho scelto uno a cambio aperto e uno a cambio coperto. Poi ne ho scelti due tra i coco bond, uno coperto dal cambio e uno non coperto. E vedete, ne abbiamo uno globale, questo a cambio aperto, non c'erano altre alternative interessanti a cambio coperto. Poi vedete due in euro, sono, ne ho messi due perché in genere sono quelli che piacciono molto, anche se a me sono quelli che piacciono meno, però nell'immaginario collettivo vedo che vanno via come il pane. Sono entrambi in euro, ovviamente perché investono in obbligazioni yield europee, per cui non c'è rischio cambio. Ve ne ho indicati due a vostra scelta, sono entrambi, vedete, high yield short term, cioè investono entrambi in obbligazioni a breve termine. Ho fatto una selezione anche a livello di azionario, quello migliore a livello globale, a livello europeo, asiatico e americano. Li trovate poi tutti nei file Excel e poi quello immobiliare. Non mi esaltero, come dicevo, per rendimento, però se dovessi sceglierne due, sceglierei probabilmente questi, uno americano e uno europeo. Ok. Quindi avete visto che significa fondamentalmente lavorare sul file Excel, lavorare sui numeri e procedere per scrematura in funzione di quella che è la propria pianificazione finanziaria, quelli che sono i criteri, no, di selezione. Anche qui vedete sull'azionario, se noi non vogliamo il rischio cambio, togliamo sì, che abbiamo già, vedete, scremato da 20 che erano, sono diventati 6. 9, una decina. Possiamo togliere ad esempio la replica sintetica e abbiamo, diciamo così, ridotto fortemente. Se poi andiamo a ordinare in ordine, vedete, di liquidità o meno, anche questi ultimi due fondamentalmente spariscono. Quindi vedete, in un paio di clic noi siamo arrivati a selezionare quelli che sono i migliori quattro. Poi in realtà vedete che hanno caratteristiche diverse, quindi concentriamoci ad esempio su questi europei. Vedete che il primo è molto scambiato, il secondo abbastanza. Tra questi due però vedete che c'è una discreta differenza a livello di rendimento, no? Questo costa leggermente di più rispetto al primo, ma vedete che rendono 0,8% in più. Quindi tra questi probabilmente io andrei a optare per questa prima, per questo primo, come si dice, ETF, no? Sono tutte replica fisica, lo spread, vedete, è abbastanza in linea. Sì, scambia leggermente meno, ma comunque scambia in modo accettabile. Questo diventerebbe il più interessante. Questo per quanto riguarda quelli non in valuta, ma posso fare anche esattamente il contrario. E quindi qui adesso ne ho selezionati, ho cancellato un paio, vabbè. Perché erano poco liquidi. Anche qui voglio dire, posso fare la stessa identica cosa. Ad esempio, mi interessa quelli americani, ad esempio, vado, oppure globali, ad esempio, perché magari voglio investire solo in questi. Ecco che tac, con un clic, vedete, con un paio di clic ho selezionato questi. Li vado a ordinare anche qui dal più grande al più piccolo. Ed è qua, là, vedete che abbiamo trovato delle soluzioni interessanti. Poi ce ne sono alcuni che non hanno rendimenti particolarmente soddisfacenti. Vedete, un 2,90 lo possiamo depennare, quest'altro è un 2,90, lo possiamo depennare, ed ecco che abbiamo ottenuto, vedete, una selezione interessante. Da un punto di vista operativo, probabilmente i primi due che compongono questo elenco sono quelli più interessanti. Vedete, sono tutti a distribuzione, tutti trimestrali. Sono tutti a replica fisica. Lo spread è il più basso, lo 0,12 e 0,16 rispetto agli altri. Il TER, oddio, uno nello 0,3, uno nello 0,45. Sembra poco, uno 0,15, uno 0,15, uno 0,30, è un po' di più, se ragioniamo in termini percentuali. E quindi fondamentalmente
Comunque, quello che emerge è che la partita è tra questi due. Poi in realtà stavo guardando, pensavo che fossero entrambi americani, chiedo venia, invece sono uno globale e un americano, quindi se uno vuole diversificare può comprare il primo come migliore azionario globale a cambio aperto e il secondo come migliore azionario americano a cambio aperto. Quindi vedete che in pochi passaggi noi siamo riusciti a fare una selezione oggettiva basata su numeri. E questo è il procedimento che noi dobbiamo fare per ogni asset, no? Quindi quando si parla di costruzione di portafoglio dobbiamo ragionare di asset a comparti stagni. Una volta che abbiamo selezionato gli ETF interessanti per ogni asset class, dobbiamo andarli a equipesare, cioè dare lo stesso peso a ogni asset, e perlomeno quello che faccio io, quindi l'asset è yield europeo, l'asset è yield americano e l'asset è paesi emergenti hanno lo stesso peso. Qualcuno fa una scelta raffinata e dice: io faccio l'high yield con lo stesso peso dei paesi emergenti, poi diversifico in parti uguali l'high yield tra euro e USD. No? Sono scelte personali, però dal mio punto di vista è importante avere le idee chiare nell'equipesare. Io divido per tre fondamentalmente: high yield euro, high yield USA e paesi emergenti. Per me sono tre, diciamo così, le asset da valutare e quindi equipeso per tre. E una volta che ho creato il portafoglio lo vado a ribilanciare mediamente una volta all'anno, ogni 12 mesi. Questo perché? Perché devo ovviamente riequilibrare i pesi. Nell'andare a costruire il portafoglio, che cosa posso fare? Beh, fondamentalmente posso utilizzare tre approcci. Il primo è quello di un piano d'accumulo, quindi utilizzo una soluzione che mi permette di frazionare il capitale e di investire ogni mese o comunque una cadenza predefinita una determinata quantità di denaro. Ad esempio classico sono i 100 euro al mese, ma no? Quindi tutti i mesi investo 100, 200, 300, quelli che sono gli euro in un ETF high yield Europa, high yield USA e ad esempio paesi emergenti, quindi ad esempio 100 euro, 100 euro, 100 euro, solo per fare un conto pari, no? E questo lo faccio per 10, 20, 30 anni. Questo è il caso classico di quell'investitore che vuole costruire sull'entrata periodica, ma che non ha ancora a disposizione tutto il capitale. L'esempio classico, no, dello studente o dello studente che ha finito di lavorare, è entrato nel mondo del lavoro. Questo può essere un esempio. Oppure ci può essere l'altra opzione, che è quella del PIC, cioè investo l'intera cifra che ho a disposizione in un'unica soluzione. Cioè ho 100.000 euro, benissimo, questi 100.000 li investo tutti in una volta sola. Mi compro 33.000 euro di bond high yield Europa, 33.000 di bond high yield USD e 33.000 di paesi emergenti, ad esempio. E una volta all'anno ribilancio. Questa può essere un'alternativa. Oppure ci può essere una soluzione ibrida che può essere utile quando ipotizziamo che il mercato possa essere sui massimi, abbiamo paura di una correzione. Che cosa possiamo fare? Possiamo fare, ad esempio, immaginate abbiamo 100.000 euro da investire. Che cosa facciamo? Ad esempio, 50.000 euro li investiamo in un'unica soluzione con una logica PIC. Gli altri 50.000 euro invece che cosa facciamo? Li attiviamo un PAC che ogni mese investe ad esempio 1.000 euro, 2.000 euro, 3.000, quello che è il dato che vogliamo risultare. E in questo modo quindi abbiamo creato un ibrido. In questo modo, se il mercato continua a salire, guadagneremo e avremo già delle entrate periodiche. Se il mercato scende, beh, noi compreremo delle quote man mano crescenti con la stessa quantità di denaro. Poi, quando il mercato si rialzerà, noi andremo a guadagnare sul prezzo, ma soprattutto avremo le entrate periodiche, che in realtà sono il nostro vero obiettivo. Quindi abbiamo tre modalità di costruzione del portafoglio, a seconda di quello che è il nostro denaro. Se ne abbiamo poco, ma riusciamo a risparmiare, usiamo un PAC. Se ne abbiamo tanti e vogliamo entrare subito per avere subito un'entrata perché ci serve, useremo la soluzione PIC. Se invece vogliamo, siamo timorosi, temiamo un ribasso, l'entrata periodica ci serve, ma non è urgentissimo, comunque non è urgente che sia tutta immediata, possiamo optare per una soluzione ibrida, no? Dove io vi ho fatto l'esempio 50% PIC, 50% PAC, ma nulla vieta che sia 60-40, 40-60, 70-30, a seconda della situazione. L'importante è che con la parte PIC andiamo a soddisfare il più possibile quella che è la nostra entrata periodica, se abbiamo bisogno di un'entrata periodica proprio specifica, no? Quindi di un ammontare ben quantificato. Da un punto di vista operativo, quali sono le
strategie di gestione del portafoglio che possiamo adottare. Beh, la prima strategia banale, il piano d'accumulo, in realtà è la strategia in cui non c'è da fare manutenzione, perché abbiamo detto noi i classici 100 euro al mese per, non so, 10 anni, 20 anni, quello che è. Qui lo lasciamo andare e fa tutto lui fondamentalmente. Se abbiamo delle banche come Fineco Direct, il conto lo possiamo automatizzare, no? Questa entrata del piano d'accumulo, ma quindi fa tutto la banca. Una volta che noi abbiamo iscritto il nostro trading online, attivando, no, l'home banking, la funzione ETF replay, la funzione automatismo del piano, è lui che va in automatico, no, mese per mese fa gli acquisti, tu devi solo controllare. Se invece abbiamo una banca tradizionale, una banca che non ha il piano d'accumulo automatico, dovremmo essere noi a ricordarci che tutti i mesi, ad inizio mese, l'ideale, andiamo a effettuare l'acquisto. Ma questa è la soluzione di gestione più banale, perché di fatto è un acquisto ricorrente sine die. Più interessanti sono le altre due strategie. Le prime sono le strategie statiche passive, cioè sono quelle che vi ho consigliato prima fondamentalmente. Costruite il vostro portafoglio, lo equipesate e poi lo ribilanciate una volta all'anno. Questo è un esempio di strategia statica. Ad esempio, voglio lavorare su obbligazioni, ad esempio, come si dice, su ETF obbligazionari basta, che cosa posso fare? Beh, posso ad esempio comprare questo ETF per i paesi emergenti in dollari e questo con copertura cambio, posso comprare l'high yield in dollari sia nella versione con copertura cambio che senza copertura, posso comprare un ETF obbligazionario europeo e poi magari mi fermo perché non mi interessano gli altri. E quindi che cosa posso fare? Beh, a quelli di paesi emergenti posso dedicare un terzo, un altro terzo lo posso dedicare all'high yield e un altro terzo lo posso dedicare all'euro. Qui è molto semplice perché è un unico ETF, qui sono due. Quindi, ad esempio, immaginiamo di avere 60.000 euro da investire, che cosa posso fare? Beh, se sono 60.000, ovviamente 20.000 li metterò su questo e magari sugli altri andrò a mettere 10.000 su ciascuno, no? Così in questo modo io ho investito la stessa quantità di denaro in ogni asset, 20.000 su ogni asset, e mantenendo, vedete, anche la distinzione 10-10 tra quelli che sono a cambio coperto e quelli che invece sono a cambio aperto. Una volta che ho creato questa cosa, io non devo fare altro che aspettare 12 mesi e ribilanciare i pesi. No? Questo è un esempio, questi sono tutti prodotti, dicevo, che sono all'interno del mio portafoglio a entrata periodica, quindi quelli che vi sto facendo vedere sono proprio dei casi concreti. Io faccio esattamente questa cosa e nel mentre incasso le cedole e loro poi facciano il loro corso. Poi in realtà io ho attivato anche su molti di questi dei piani di accumulo, per cui oltre ad averne in portafoglio una bella fetta comprata con dei peak, o attivi su molti di loro anche dei piani di accumulo per incrementarli. Però vedete la logica con cui li gestisco è quella di una strategia statica e passiva, no? Minima spesa, diciamo così, massima resa, questo è l'altro. L'altro approccio, che in realtà non è un caso che io abbia messo tra parentesi, parla di strategie attive, di strategie dinamiche. Cosa sono le strategie attive? Sono quelle strategie che prevedono fondamentalmente di acquistare e vendere gli ETF in funzione di che cosa? Di quelle che sono le mutate condizioni di mercato. Quindi finché il mercato è impostato a rialzo, mantengo l'ETF in portafoglio, quando l'ETF non è più impostato al rialzo, lo vado a vendere. Ora, queste strategie hanno sicuramente il vantaggio di ridurre i drawdown, di ridurre le fasi avverse dei mercati, di rendere anche dal punto di vista psicologico il portafoglio più gestibile, ma hanno un difetto, che è quello che magari per molti mesi sei fuori dal mercato con determinati ETF. E quindi se il tuo obiettivo è avere un'entrata periodica, tu non ti puoi permettere di essere fuori dal mercato, perché da quell'entrata dipende il pagare il mutuo, le rate della macchina, l'asilo del bimbo, il gap pensionistico, eccetera. E quindi le strategie dinamiche, secondo me, sono delle ottime soluzioni, ma per gli ETF ad accumulo, per quegli investitori che hanno come obiettivo il massimizzare il rendimento, la somma nel futuro. Ecco, allora in quei casi effettivamente sono soluzioni molto interessanti perché ti permettono di avere un rapporto rischio-rendimento molto più efficiente,
una maggiore performance, una migliore performance in termini percentuali e un minor grado di rischio, quindi un minore drawdown, eccetera. Ma perché in quel caso tu puoi comprare, vendere e mantenerti liquido per tutta la durata delle fasi avverse di mercato. Ma in questo caso che hai bisogno di un'entrata periodica, ecco, questo è un lusso che non ti puoi permettere generalmente. Quindi da un punto di vista operativo, le strategie dinamiche sul prodotto di distribuzione non sono sicuramente la soluzione che ritengo essere più interessante per l'investitore. Ora, spero che questo video, questa videoconferenza ti sia stata utile, ti sia piaciuta nei contenuti. Se desideri approfondire tutte le tematiche che abbiamo descritto, quindi quelle che sono le caratteristiche, pregi e difetti degli ETF, quelle che sono le principali strategie di selezione prima, di costruzione, di gestione di un portafoglio a obiettivi, quindi per avere un'entrata periodica, per avere una somma nel futuro, per la pensione, per il rendimento, piuttosto che per costruire un prodotto capitale gratuito, qui c'è il libro, l'ho scritto io, qui sono in conflitto di interessi, investire con gli ETF o con gli OTC, edito dalla Epli. Ti ricordo che se hai dei dubbi, delle domande, mi puoi scrivere, mi puoi mandare, vedete, una mail a g.belleli@belleli.biz. Questo è il... no, non è neanche aperto il mio sito, fa lo stesso, belleli.biz è il mio sito, ma qua, vedete, potete andare direttamente sul mio sito, oppure potete iscrivervi, dicevo, al mio gruppo chiuso su Facebook, Investire con Gabriele Belleli, chiedete l'iscrizione, sarà un piacere avervi con noi. E qui rispondo in tempo reale, quindi questo è un ottimo posto per ricevere assistenza sia da parte mia che da parte di tanti altri colleghi e amici. Poi mi raccomando, non dimenticatevi, se lo volete rimanere aggiornati, iscrivervi al mio canale YouTube, lo trovate anche qui andando su YouTube alla voce cercando Gabriele Belleli, mi trovate, potete iscrivervi al canale e in questo modo tutte le volte che aggiorno un video vi posso garantire che nelle prossime settimane ci saranno veramente tanti video con cadenza settimanale che verranno pubblicati oltre a queste video conferenze. La forma video sarà molto utilizzata da me nel corso dei prossimi mesi, quindi anche qui è utile per non perdersi eventuali dati. È sempre tutto gratuito, quindi non è un problema. Ok, io intanto vi auguro una buona serata, riattivo la webcam così ci salutiamo guardandoci in faccia. Dicevo, io vi auguro una buona serata, vi auguro un buon investing e per qualsiasi dubbio, domanda, chiarimento, io come al solito sono a disposizione. Se volete ricevere le slide e il file Excel, molto volentieri, mi mandate una mail o fate una richiesta sul gruppo chiuso e sarà un piacere mandarvi tutto il materiale. Grazie mille per l'attenzione e vi auguro una buona serata.